Oggi abbiamo realizzato un sogno, perché un sogno che viene da tanto lontano. Non avrei mai pensato, quando conobbi Evola, di poter un giorno trovarmi a realizzare una nuova edizione del Mistero del Graal. Io sono decisamente, veramente commosso di questo fatto, perché starò qui adesso a raccontarvi la mia storia di incontro con Evola, che lo faremo in un'altra occasione, perché il tempo qui stringe, i cambiamenti che ci sono stati mi costringono ad essere sintetico e breve. Quindi quello però che posso dire è che è una grande commozione, è un grande evento per me, perché aver conosciuto Evola ha cambiato la mia vita e ha cambiato la storia delle edizioni mediterranee. E di questo sono veramente grato anche a Gianfranco De Turris, che fin da ragazzo ha contribuito al successo e all'impostazione di tante fortunate collane. Grazie al professor Cardini, che ha aderito veramente di partecipare a questo incontro, accollandosi una faticaccia, perché arrivato di buon, ha dovuto alzarsi di buon mattino. Sono venuto a piedi, quello l'ho fatto sempre. E quindi e ritorna poi di corsa a Firenze. Quindi grazie professor Cardini, e buon convegno a tutti. E la parola a Franco. In realtà con Gianni Canonico ci conosciamo dal 1971, quindi il percorso che è stato fatto è stato molto lungo, finché nel 1993 gli proposi di fare un'edizione critica delle opere di Evola. Tra i primi libri che uscirono in questa collana, il primo fu Metafisica del Sesso, il secondo è su Il Mistero del Graal. Per questi libri ho sempre pensato che fosse il caso di chiamare delle persone di un certo livello e autorevoli per presentarli, indipendentemente dal fatto che accettassero al 100% o un po' di meno, al 90%, all'80%, le idee di Evola. Importante era, diciamo così, l'avallo critico, il considerare questo autore come non uno stravagante, un autore minore del Novecento, eccetera, o cose di questo tipo, come fino a quel momento era considerato, invece come un autore di peso, importante e determinante per capire il secolo trascorso e per le indagini che lui ha fatto su certi settori. Per il Mistero del Graal scelsi, indicai un vecchio amico, che è Franco Cardini, medievista, tra i più illustri, e interessato a argomenti di tipo esoterico e naturalmente mettendo insieme storia e simbolismo. Cardini è con noi per un convegno che purtroppo ha avuto dei problemi causa questa funesta influenza che ha colpito tutta Italia, dall'Alpi alle piramidi, come poi dirò, e che comunque abbiamo cercato di tamponare nei limiti del possibile. In realtà questo convegno si sarebbe dovuto svolgere nel novembre-dicembre dello scorso anno, per gli 80 anni precisi dell'uscita del libro, che è nel 1937, ma come mi è stato detto da Cardini, da Franco, è per convenzione i convegni che avvengono il mese dopo cadono nel mese precedente. Sì, questo è accademico. È una questione. Per questo, quest'anno quindi teoricamente ce ne sarà un altro, perché cadono i 60 anni di Metafisica del Sesso e speriamo di poter fare un convegno alla fine di quest'anno. Per il convegno sul Graal arriva dopo il convegno sui 50 anni di Cavalcare la Tigre, sui 60 anni di Gli Uomini e le Rovine e gli 80 anni del Rivolta contro il Mondo Moderno, che sono stati fatti nel 2011, 13 e 14. Il libro è, lo ricordo,
a meno che mi sbagli, il primo libro che in Italia è stato totalmente dedicato all'argomento Graal, anche se visto in una maniera molto particolare. Ecco perché è importante ricordarlo. Inoltre, nell'arco di 24 anni, dal 93 quando è cominciata questa collana ad oggi, 2018, la percezione che di Evola si è avuta in questo paese, nonostante l'ostracismo aprioristico che molti hanno nei suoi confronti, si sta superando. Ricorderò che nel Cammino del Cinabro, cioè la sua autobiografia, che adesso dovrebbe uscire in una nuova edizione prima dell'estate, c'è un elenco notevolissimo di tutte le traduzioni che dei suoi libri sono stati fatti all'estero, anche nelle lingue più singolari. L'altro giorno mi hanno dato una copia dell'edizione croata della Dottrina del Risveglio. Cioè, intendo dire, questo autore non è un autore provinciale, ma un autore che affronta argomenti che possono interessare tutte le culture del mondo. Quest'anno quindi uscirà la nuova edizione del Cammino del Cinabro e speriamo alla fine dell'anno anche il grosso volume dedicato all'Evola artista. Passiamo dunque a... Potremmo annunciare, scusa? Dimmi. Il nuovo libro che stiamo... Questo sull'Evola artista? L'Evola artista. Ecco, esatto. Sì. Noi un libro molto, molto impegnativo, molto lungo, sarà almeno come minimo 500 pagine, dedicato a tutto l'Evola artista, cioè non solo... artista pittore, ma anche il saggista, il creatore di manifesti, l'autore di articoli, il poeta, quindi un libro che comprende tutti i volumetti da lui d'arte astratta, La parola obscure, eccetera, eccetera, con saggi ognuno dedicati a questi argomenti, all'epistolario con Zarà. Quindi iniziamo il nostro convegno, il primo è Franco Gardini, che credo sia inutile presentare, visto che è universalmente noto. Cioè, io mi ricordo che 15 anni fa tu hai già scritto 110 libri, adesso non so a che livello sei arrivato, perché mi mandassi una riesci ancora a tenere il conto? Non sono forte in matematica, no però molti sono roba di servizio, manuali. Benissimo, però è una bibliografia sterminata di testi che fanno, sono tutti importanti. Perché Franco Gardini, perché è stato l'autore che ha scritto l'introduzione al nostro libro e quindi ci parlerà del Graal nel suo complesso, diciamo. Ecco a te la parola, Franco. Mezz'ora. Beh, buongiorno, sì. Basta e avanza, anche se io sono molto logorroico quando comincio a chiacchierare, anche perché ci avrebbero tante cose da dire, insomma. Beh, anzitutto che cosa può essere servito a, anche se la parola servire per certe cose si è antipatica, è divenuta una parola antipatica, perché di per sé è una parola nobile, a che cosa può essere servito a una persona che adesso va per gli 80 anni, a Dio piacendo, se ci arriva, questa è una cosa che staremo a vedere, insomma, uno come me che... è partito da una cosa del tutto casuale, l'incontro con la produzione di Evola, e in particolare perché poi il libro sul Graal. Ma io un pochino forse di autoanalisi o di anamnesi, come dicono i medici, si può anche fare, ecco. Io ho incontrato Evola per quasi purissimo caso, come molti, insomma. Io provengo da Firenze, provengo da una famiglia cattolica comunista, con qualche eccezione, un nonno anarchico, uno zio fascista, vabbè, insomma. Io li ricordo come gente che mi hanno sempre insegnato esattamente le stesse cose, cioè che bisogna... che i doveri debbono procedere diritti, che i diritti in fondo non sono necessari, non tanto, ma i doveri sì, perché riguardano quelle cose per cui un individuo diventa persona, cioè il rapporto con gli altri. La persona si costruisce sull'interrelazione, altrimenti appunto è individuo, no?
dei mali chiaramente, lucidamente, anche se in tempi in cui ancora anche la cultura generale non era preparata a recepire queste cose. Poi il pregiudizio, soprattutto il pregiudizio politico, faceva agio su qualunque altra cosa. E una delle cose che abbiamo imparato da Evola, in particolar modo da uno dei suoi libri secondo me più importanti e anche più dimenticati, meno letti, anche perché avrebbe bisogno proprio di una revisione, non la revisione al testo, il testo è quello che è, non si può toccare di per sé, ma una revisione degli approcci dei lettori, perché i libri, i testi, non necessariamente le sacre scritture, ma qualunque libro, anche Pinocchio, anche Costantinopoli di Edmondo De Amicis, qualunque libro di per sé, essendo un testo, sta zitto se non diventa un'opera, no? Il testo non è ancora un'opera, diventa un'opera quando trova i lettori. E quindi a una singolarità di testo corrisponde una pluralità di lettori. E questa è una grande cosa che noi abbiamo appreso dalla lezione soprattutto della filologia auerbachiana. Un testo dice cose diverse a chiunque lo avvicini, e poi naturalmente c'è bisogno di un confronto per cercare di capire le sue potenzialità anche nel futuro. La rivolta contro il mondo moderno conteneva temi che poi io ho ritrovato nell'arco degli ultimi decenni in tutti i grandi critici dell'Occidente come modernità, o meglio della modernità occidentale, o meglio si dovrebbe dire dell'Occidente barra modernità, perché in questa definizione di Occidente su cui si sono affaticati in tanti, anche non so, i plagiatori di Oswald Spengler come il professor Huntington, è sfuggito che il problema dell'Occidente come inteso in fondo come Europa occidentale, fondamentalmente Europa e tradizione latina, anche se poi a un certo punto si era evoluta religiosamente in seguito a uno scisma e via discorrendo, il grande problema dell'Occidente è avviare una mutazione antropologica. La modernità è nata da questa mutazione antropologica. Cos'è la modernità? La modernità è il trionfo dell'individuo, e Evola questo individuo l'aveva conosciuto, insomma, quello che lui aveva chiamato in un libro di una fase che poi ha superato, l'individuo assoluto, ma l'individuo assoluto in termini diversi da quelli della filosofia evoliana è appunto quello che ha trionfato nell'Occidente moderno e che si è portato dietro i suoi primati. E i primati dell'individuo assoluto, gli apologeti attuali dell'Occidente, personaggi come, non so, come Rodney Stark, per esempio, l'hanno a modo loro capito benissimo, il fondamento su cui si basa il primato dell'individuo assoluto è appunto il primato dell'economia e della tecnologia. Cioè, la riduzione delle forze vitali a forze di produzione e di consumo e l'assoggettamento di tutto il mondo a questa logica, questo è l'Occidente. L'Occidente moderno non è l'Occidente di un tempo, non è l'Occidente pensato da Antonio e da Ottaviano quando hanno diviso l'impero in una pars orientis e una pars occidentis, e poi idea ripresa da Teodosio tre secoli dopo. Non è l'Occidente di cui parla Dante quando, a proposito di Francesco d'Assisi, chiede o propone che Assisi non si chiami più Assisi perché il suo nome non è sufficiente, si chiami Oriente. È l'Oriente da cui nasce la luce, eccetera. I temi sono temi che hanno trovato un mondo immaturo ad accettarli, ad accoglierli, e fortemente prevenuto
Del resto queste prevenzioni continuano, noi tutti siamo reduci da una tanto lucida quanto profonda lezione storica del nostro Presidente della Repubblica, il quale ci ha spiegato come bisogna guardarsi dai riduzionismi, e non si può quindi trattare un'esperienza politica se non alla luce di quello che noi riteniamo abbia fatto di peggio, e in questo e alla luce di questo peggio sintetizziamo un giudizio totalmente negativo per mettersi al riparo da quei riduzionismi, perché Matteo sì lui, e Ezio Mauro gli ha fatto eco sulla Repubblica di ieri, quei riduzionismi che vorrebbero distinguere, che vorrebbero cercare di capire, cercare di articolare. Io sono un fedele servitore della Repubblica, non perché io sia un repubblicano, io sono un monarchico, nel senso alcurgico del termine, non in quello San Paolo. Però io sono un fedele servitore della Repubblica, io ho giurato fedeltà a capo dello Stato sulla mia spada d'ufficiale, anche se d'ufficiale di complemento, e quindi non mi piace, ma la frittata è stata fatta e l'ho fatta per sempre. E quindi non ho nulla, Dio me ne guardi di mancare di rispetto al Presidente della Repubblica, constato soltanto con dolore che le sue parole hanno azzerato un onesto lavoro di storico durato molte decine di anni. Io ho cercato di portare avanti il mio lavoro di storico come i miei maestri mi avevano insegnato, e non erano stati maestri fra i minori, che storia significa appunto articolare giudizi, storia significa appunto discernere all'interno di questa realtà globale e indistinta dei valori, delle linee di sviluppo, cercare di intenderle nella loro totalità, e non mi sembra che questo sia riduzionismo. Invece ho appreso dal Presidente della Repubblica che il popolo italiano dovrebbe chiedere scusa alla comunità ebraica dell'esperienza fascista. La cosa, non con tutto il rispetto per il Presidente della Repubblica, non vi nascondo che mi ripugna un po'. Anzitutto mi ripugna per l'assunto criptorazzista che tale posizione contiene. Io non credo che il popolo italiano e le comunità ebraiche siano cose distinte. Io ritengo che gli ebrei italiani siano cittadini italiani in tutti i sensi, a tutti gli effetti. Non vedo come il popolo italiano potrebbe chiedere scusa alle comunità ebraiche che sono al suo interno, né vedo come il popolo italiano si dovrebbe prendere gioco delle comunità ebraiche in un modo così irrispettoso. Tutti sanno, ed è storia comprovata, che le comunità ebraiche nella loro stragrande maggioranza hanno appoggiato fortemente l'esperienza fascista, che ne sono state parte spesso anche dirigente, parte spesso dal punto di vista fascista evidentemente benemerita, perché un banchiere che finanzia le squadre è evidentemente per le squadre benemerite. Poi si può anche discutere sulla benemerenza del finanziare le squadre, e questo è un altro tipo di discorso. Io credo che non si debba offendere la memoria di un galantuomo come il ministro Fizzi, morto fra l'altro all'Ardeatine, chiedendo scusa a nome del popolo italiano per un'esperienza che il ministro Fizzi ha portato avanti con intelligenza, con onestà, con competenza, eccetera. Io penso che i redattori di certe veline dovrebbero studiare un po' meglio la storia prima di passare tali veline a un anziano signore che naturalmente non ha poi il tempo, forse nemmeno la lucidità, perché la lucidità è qualche cosa che richiede serenità, competenza, meditazione. Si sa che quando si fa un discorso pubblico, anche se è preparato, c'è sempre un elemento di improvvisazione, un elemento di emotività che qualche volta appanna il giudizio. Mi dispiace di questo episodio, però è un episodio significativo, che fra l'altro è un episodio di incomprensione della storia, a mio avviso quasi affascinante nella sua esemplarità. Evola è stato un precursore, certo, è stato un precursore che ha
che si è portato dietro tutto il peso dell'età che ha attraversato. Evola è un uomo dell'Ottocento sul piano delle sue cognizioni, della sua cultura, dei suoi orizzonti, e in questo è assolutamente datato e per molti versi è dépassé. Io però devo dire che, avendo conosciuto Evola in coincidenza con la mia entrata nell'università, abbastanza per puro caso, sulla base di qualche testo consigliato da qualche amico, siccome io mi avviavo sulla via degli studi medievistici, qualche amico mi consigliò questo libro sul mistero del Graal, e io trovai evidentemente subito, da buon medievista, che le citazioni erano spesso inesatte, che i testi che lui citava non erano nelle migliori edizioni, che qualche volta barava perché ostentava cognizioni linguistiche e filologiche che palesemente poi non possedeva o possedeva fino a un certo punto. Mi colpì però una cosa che stavo ritrovando nelle migliori e più recenti acquisizioni della scienza, non solo storica, ma anche per esempio filologica, o di quella che allora stava nascendo come scienza antropologica. Negli anni 60 c'era un forte dibattito nei confronti dello strutturalismo. Io a Parigi poi mi è capitato di studiare con un grande strutturalista, con Claude Lévi-Strauss, il quale Claude Lévi-Strauss faceva dei corsi che erano insieme a un grande scienziato delle mitologie e delle religioni, erano grandi amici, anche se poi si litigavano continuamente come cane e gatto, che era Georges Dumézil. E io attraverso le vistose Dumézil ho ritrovato una quantità di temi, fra virgolette, evoliani, fondati su una cosa, quella cosa che forse Evola, che era nutrito di scienza accademica ottocentesca, anche se lui l'accademia la disprezzava cordialmente, una cosa che Evola forse avrebbe definito, e qualche volta definisce anche, comparativismo. Ora, il vecchio comparativismo filologico dell'Ottocento, che è qualche cosa che corrisponde a strumenti del tutto sorpassati oggi, come è uno strumento sorpassato la Weltgeschichte, la storia universale. Sono però temi che oggi sono ritornati in auge e che sono assolutamente diventati temi trionfali. Il confronto fra le culture, lo sviluppo delle culture e quindi il rapporto fra le culture, il dialogo fra le culture, non lo scontro delle culture, come ha detto qualche imbecille. Il rapporto che può essere un rapporto di conflittuale, può essere un rapporto di solidarietà, può essere un rapporto di complementarità, rapporti che vanno studiati e sui quali, rispetto ai quali, noi siamo in gran parte ancora oggi dei semi analfabeti. Noi non riusciamo a capire tante cose, non solo il Big Bang, ma anche tante altre faccende. Non riusciamo a cogliere l'attimo fuggente in cui dalla massa indistinta della memoria è emerso il primo germe della storia. È l'equivalente, se volete, dell'osso animale usato come clava da un primate, di cui parlava un film di alcuni anni or sono, che fece forse anche esageratamente storia, quando è il momento in cui ci si alza su due sole zampe, se si è mammiferi, e si stabilisce che un oggetto come un bastone e un oggetto come un sasso possono diventare delle macchine se legate insieme, e evidentemente diventano delle macchine di morte, macchine da caccia o macchine da guerra. Quando è che
si esce dalla preistoria, lo termine terribilmente cretino, perché è profondamente deterministico, la preistoria. Cosa vuol dire la preistoria? La cosa che precede la storia, ma non c'è continuità. Come non c'è continuità, io sono cattolico, ogni tanto riemerge questo cattolicesimo, come non c'è continuità fra il momento precedente la creazione, poi chiamatelo Big Bang o chiamatelo come volete, e il momento che segue. C'è una mutazione profonda quando avviene questa mutazione. Quando è che l'idea formidabile dell'artigiano, il quale è preistorico, appunto, ci si ricasca sempre in questi termini, il quale deve contare gli oggetti che fa e allora disegna o scolpisce sulla pietra, come faceva l'artigiano Camuno, tanti pugnaletti tutti in fila uno dietro l'altro, e poi a un certo punto scopre che siccome insomma scolpire tanti pugnaletti uguali uno dietro l'altro è anche una cosa faticosa, lui scopre che siccome ha dieci dita delle mani e 10 dita ai piedi, 10 più 10 fa 20, lui potrebbe una volta ogni 20 fare un pugnale un po' più grosso e stabilire per convenzione che quello lì vale 20 pugnali. Quando è che questo artigiano, il quale disegna anche i pani di stagno, i pani di rame che gli sono necessari per fare una rega che sia al tempo stesso flessibile ma anche abbastanza dura e quindi superi altre sostanze, quando è che questo processo mnemotecnico e anche di passaggio di informazioni, che può essere anche un processo magico, no? L'artista di Altamira non disegna la caccia al bisonte perché si diverte con più o meno realismo a disegnare figurine animali o le figurine umane, disegna la caccia al bisonte perché sta facendo un'operazione magica, vuole che come il bisonte nel disegno muore sotto i colpi e la freccia del cacciatore, così il bisonte fuori muoia, eccetera, è esattamente un processo di magia analogica, di magia simpatica. Quando è che tutto questo si trasferisce in una volontà di disciplinare questo strumento umano per sua natura fluido, che è la memoria, che dà solo angoscia, ma che non riesce a dare valori qualitativi. Nessuno di noi sarebbe capace di declinare senza esitazioni, che so io, la lista delle pochissime o delle poche cose, noi siamo italiani quindi non facciamo colazioni complicate, delle poche cose mangiate a colazione l'ultima settimana. La memoria lascia segni aggrovigliati e confusi. Verso il 4000 avanti Cristo un faraone di non ricordo quale dinastia ha constatato che tutto questo non gli bastava. Ormai avevano elaborato al suo tempo un sistema di segni in grado di trasmettere anche delle idee, quindi idee, realtà tradotte in segni che però traducono anche delle voci, quindi dei fonemi, e i fonemi si possono congelare in segni concreti. E a questi segni concreti si può dare un senso. Nasce la storia quando nasce il bisogno di disciplinare la memoria e di trasmettere a qualcuno la memoria di qualcosa. La storia è come Romolo e Remo, nasce con una gemella. La sua gemella inestricabile è la menzogna. Appena nasce la storia, appena il faraone si inventa che in quella tale lastra di granito e i suoi servitori, perché tutti i suoi sudditi sono servitori assolutamente retribuiti, e nessuno pensava a frustarli, questa è un'idea degli americani nei film di Hollywood, nessuno ha mai frustato gli operai che negli intervalli fra una fuoruscita del limo dal Nilo all'altra, quando i lavori agricoli erano stati fatti,
servivano lo Stato e venivano regolarmente pagati, evidentemente in natura, in cipolle, in grano, in orzo, eccetera, ma venivano regolarmente pagati e nessuno li frustava, ed erano servi del faraone. Quando è che lui ha pensato che quei tali servi mandati in Nubia a scavare un pezzo di granito e poi bisognava alzare, mettere sulle navi, portarlo nel Basso Nilo, farlo arrivare a Tebe e ridizzarlo di nuovo? E conosciamo perfettamente le tecniche usate, le tecniche assolutamente geniali, ma anche molto semplici, non c'è nessun bisogno di scomodare gli extraterrestri per questo. Quando è che il faraone ha pensato che bisognava eternare nel granito le sue gesta? E le sue gesta naturalmente andavano eternate al meglio. Certo, il meglio del faraone non era il meglio nostro. Il faraone poteva anche dire che fra le sue gesta esemplari era quella di avere punito 100 città che gli si erano ribellate, radendole al suolo, e avere fatto cumuli di teste umane, di 1000 teste umane, 1000 cumuli di 1000 teste umane ciascuno. E questo era un bocest pensato nel 4000 avanti Cristo. Era rimasto molto a lungo. Oggi evidentemente, come sapete, si ammazzano migliaia di persone a colpi di bombe intelligenti nel corso di guerre che sono regolarmente delle difese preventive, e si dice di farlo come nel nome dell'operazione di polizia umanitaria, nel nome della pace, della libertà e della democrazia. Ogni tempo ha le sue menzogne, e queste menzogne vengono eternate nella storia. Il lavoro di storico è semplicemente decodificare le menzogne, e non è sempre facile. Evola ci ha insegnato una cosa che poi l'antropologia culturale degli ultimi decenni ha verificato, cioè qualche cosa di profondamente diverso in fondo da visioni fondate su una interpretazione dell'umanità di tipo, per esempio, razzistico. Evola finisce con l'insegnare che l'origine delle cose è un'origine fondata su una monogenesi che poi si articola profondamente, e si articola in rami più rigogliosi, in rami secchi, in rami che poi muoiono, in rami che producono frutti inattesi, eccetera, ma ha una base, c'è una base comune. A questa base non si arriva con gli strumenti dell'indagine sulla storia, ma piuttosto con gli strumenti dell'indagine sul sacro. È buffo come a cognizioni abbastanza simili, a risultati abbastanza simili a Evola, ci arrivasse un antropologo che era fondamentalmente un africanista, che è un altro il cui nome non si fa molto volentieri nelle aule accademiche. Quando lo si fa bisogna chiedere scusa, bisogna dire che, essendo la persona estremamente malvagia e nefasta, tuttavia ogni tanto qualche cosa di buono la scriveva perfino lui. E un grande africanista, perché era un grande africanista, Leo Frobenius, ha provato, direi in maniera incontrovertibile, che in fondo, e l'ha provato ancora quando ci mancavano delle evidenze di tipo propriamente antropologico o archeologico, che in fondo l'umanità, il genere umano, viene da un ceppo solo, e questo ceppo è un ceppo centro-sudafricano. Quando ancora gli antropologi, gli archeologi e anche gli esploratori e tutto il resto, eccetera, sostenevano che semmai, se l'umanità aveva un centro solo di irradiazioni, e questo centro era semmai la zona del Pamir. Frobenius sosteneva di no, che era l'Africa, e le evidenze degli ultimi decenni gli hanno dato ragione, come le evidenze degli ultimi decenni sembrano non aver dato ragione al mio venerabile maestro Lévi-Strauss, il quale è rimasto fino all'ultimo, è campato 102 anni, convinto che l'unità del genere umano non è un'unità
di carattere fisiologico, come sosteneva Frobenius, il quale, pur essendo uno che a un certo punto, Dio lo perdoni, era anche più o meno abbastanza vicino al pensiero nazista, ma insisteva su questa monogenicità del genere umano, mentre invece Lévi-Strauss, che era un anarchico e profondamente lontano dal pensiero nazista, sosteneva invece che no, che gli uomini hanno origini diverse. Certo, non arrivava a chiamarle razze, Dio ce ne guardi, ma le origini erano diverse. Allora l'unità dov'era? È un'unità di struttura mentale. L'essere umano, che ha avuto molte origini in molti luoghi distinti del globo e che quindi in fondo è il risultato di una conversione o di una federazione, gli uomini si riconoscono fra loro pur avendo origini leggermente diverse, però le strutture di base, le strutture mentali di base sono quelle che rendono un uomo degno di essere chiamato essere umano. Quindi in fondo lo strutturalismo è ridotto molto in pillole, come si può fare un sabato mattina, è questo. Voi vi chiederete a questo punto se io arriverò mai a parlare del mistero del Graal, e invece ci arrivo subito, perché il mistero del Graal è incentrato proprio su questa cosa. Se l'essere umano si riconosce per qualche cosa, si riconosce per la coscienza più o meno oscura di possedere una eredità sacrale, un'eredità che gli viene da una sorgente sconosciuta, una sorgente superiore, una sorgente che non è umana, una sorgente che è metafisica, che è metastorica, metabiologica se si vuole, e la tradizione consiste proprio in questo, nell'avere, nel fatto che le diverse culture custodiscono questa scintilla e la fanno fruttificare ciascuno secondo la loro tradizione. Un personaggio che, pur non essendo un accademico, io riconosco fra i miei maestri, io ho due maestri non accademici a parte mio padre, forse è quello a cui io debbo maggiormente gratitudine. Ho due maestri che non sono accademici, sono il padre Giulio Basetti Sani, che era allievo di Louis Massignon e che mi ha un po' iniziato alle cose vicino orientali, e un filologo germanista che non è mai arrivato ai massimi livelli universitari, è rimasto un professore associato nemmeno delle università italiane, è dovuto andare in Germania per farsi riconoscere, poi è tornato perché si era ammalato in seguito a una malattia contratta in guerra, che era Attilio Mordini, il quale mi ha insegnato che, evidentemente da buon cattolico, la tradizione per eccellenza è la tradizione cristiana, è la confessione cattolica. Ma che cos'è questa tradizione? È il risultato del dono gratuito che ci viene da una realtà superiore, chiamatela come volete, la quale realtà superiore non ha parlato soltanto a quelli che poi sono stati destinati ad accettare il messaggio cristiano, ma ha parlato a tutti. Mordini usava molto spesso il modello esegetico dei re magi, che erano sacerdoti masdei, e secondo la tradizione masdaica scrutano le stelle, perché a ogni rinnovarsi di ciclo cosmico, come l'induismo e il buddismo, in fondo la radice è quella, e su queste cose Evola era maestro, perché credo che il miglior libro di Evola in senso assoluto, anche scientificamente parlando, sia la dottrina del risveglio, sia il suo studio sul buddismo. E questi cicli sono inaugurati da un Safian, da un soccorritore, come si dice in persiano. E il soccorritore, lo si potrebbe chiamare anche Redemptor in latino, il soccorritore viene annunziato da una stella che annuncia la sua nascita, che sarà particolare, una specie di fiamma che scaturisce
autonomamente, senza che ci sia bisogno di una fonte di energia, che è essa stessa la fonte di energia, e scaturisce da una roccia. Nel mitraismo queste immagini sono molto ben illustrate, e la nascita del Shaoxian è preceduta da una stella, e quella stella, seguendo la quale sacerdoti, masdei, si mettono in cammino, poi arrivati a Gerusalemme, chiedono al tetrarca di Giudea dov'è che è nato l'uomo della stella, che è per il tetrarca di Giudea un erede e successore di Davide. Naturalmente, come dice giustamente il Vangelo di Matteo, ai pastori ebrei che conoscono la realtà profonda del monoteismo abramitico, Dio parla direttamente attraverso il suo inviato, cioè attraverso la sua emanazione. Tutti i nomi angelici terminano con la invocazione del nome di Dio come forza, El. Franco. Parliamo di questo. E poi parliamo di grazie. No, parliamoci subito di grazie. Non, in realtà ho parlato di grazie, ma devo fare un paio di precisazioni che mi chiariranno perché ho parlato del Graal e perché ho parlato del Graal in questa maniera, perché poi ho fatto l'introduzione probabilmente molti di voi la conoscono, la dovrei riscrivere, in realtà l'ho riscritta molte volte nel corso di questi anni, poi voi avrete, non so se l'avrete, se verrà, eccetera, se verrà avrete alla fine della giornata, non lo so, il conforto di quello che oggi è il maggiore studioso, almeno in Italia, dei testi sul Graal, che è Francesco Zambon. Francesco Zambon ha scritto un libro assolutamente, secondo me, è irreprensibile sulle metamorfosi del Graal, e quindi tutto quello che c'è da dire del Graal è stato detto. Quello che volevo dire io invece riguarda molto il Vangelo di Matteo, perché Dio parla a tutti e parla a tutti secondo il linguaggio di ciascuno. Ai pastori ebrei parla con gli angeli, gli ebrei sanno che cosa sono gli angeli. Ai sacerdoti masdei Dio parla con le stelle e loro sanno che cosa sono le stelle. Questa intuizione di Matteo è stata ripresa 15 secoli dopo da uno dei più grandi filosofi cristiani e uno dei più grandi filosofi in senso assoluto dell'umanità, purtroppo abbastanza poco conosciuto. Fra l'altro era un grande predicatore di crociate, che era il cardinale Nicola Cusano. Nicola Cusano scrive un bellissimo libro, abbastanza sconosciuto fuori delle cerche degli specialisti, purtroppo poco praticato anche da persone che dovrebbero praticarlo, che è il De Pace Fidei, che è il racconto dell'ultimo giorno, ma invece di essere un racconto dell'ultimo giorno in chiave apocalittica, è un racconto dell'ultimo giorno in chiave piuttosto pentecostale. Sono i popoli che si riuniscono intorno a Dio e Dio parla loro e i popoli lo capiscono, e ciascun popolo risponde a Dio nella propria lingua, e l'unità di tutti i popoli si ha non alla base, dove ogni popolo ha la sua tradizione. Le tradizioni sono degli assoluti che non si mercanteggiano, che non si modificano al contatto di altri assoluti che sono loro pari. Non ci si mette d'accordo fra i cristiani che pretendono che il loro Dio sia distinto in tre persone: da una parte gli ebrei e i musulmani, che sostengono l'unicità della persona di Dio. Non ci si mette d'accordo dicendo vabbè, facciamo una via di mezzo, facciamo che sono due. Non è così che funziona. L'unità delle tradizioni si vede soltanto nel culmine. Tidio Mordini faceva il bellissimo esempio dei costoloni della cupola del Brunelleschi, che legittimano la struttura generale della cupola convergendo verso il punto centrale della lanterna, che è quello che tiene in piedi tutta questa montagna di pietra. Il Graal è questo,
Il Graal è l'oggetto che costituisce il fondamento segreto, fondamento misterioso, il fondamento che l'uomo deve cercare all'interno della propria tradizione. Evidentemente è un oggetto che le mitologie conoscono perfettamente bene, insomma. Ciascuna mitologia lo chiama in un modo speciale. La cornucopia è un Graal, gli infiniti oggetti che servono per prevedere il futuro, per accrescere il potere, per soddisfare i bisogni, secondo quelli che Dumézil ci ha insegnato essere le tre funzioni, secondo lui, delle società indoeuropee, ma in realtà si trovano anche fuori delle società indoeuropee: la funzione magico-sacrale della regalità, la funzione legale e militare del potere aristocratico, il potere di chi gestisce la guerra, e la funzione infine della produzione della ricchezza e del mantenimento della ricchezza, l'oro, l'argento e la mirra dei magi. Il Graal è questo, è l'oggetto da cui scaturisce la vita, è l'oggetto che può sanare tutti i difetti e le magagne della vita, è l'oggetto che col suo solo e con la sua sola presenza e con l'ostia che sta al suo interno, perché siamo all'interno di un linguaggio cristiano, può conservare la vita al re pescatore che è talmente ammalato che altrimenti morrebbe fra atroci tormenti. Naturalmente Evola non può sfuggire alla logica del suo tempo, scrivendo un libro sul Graal non può sfuggire dal macigno Wagner, i suoi lettori, i suoi estimatori, i suoi detrattori, eccetera, eccetera, ne avrebbero concordemente rinfacciato questo tipo di lacuna. E l'aver dovuto affrontare Wagner come punto fondamentale del mistero del Graal, come snodo fondamentale del mistero del Graal, l'ha portato a una serie di concessioni alla cultura del suo tempo che anzitutto si fondavano sul sincretismo graalico, sincretismo che di per sé non esiste. Noi il Graal lo conosciamo di sana pianta, come nato intatto, come Minerva dalla testa di Giove, e lo conosciamo in un autore del XII secolo, della corte di Maria di Champagne, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes è un poeta di corte e naturalmente scrive poemi su commissione della sua principessa, di Maria di Champagne, Maria di Champagne, una delle figlie di Enrico II, duca di Normandia e d'Aquitania, e soprattutto quello, poi marginalmente anche re d'Inghilterra, non ci ha mai tenuto granché, insomma, nessun duca di Normandia ha tenuto granché a essere re d'Inghilterra. Riccardo Cuor di Leone e la madre Eleonora d'Aquitania sono sepolti a Fontevraud in Francia, nessuno dei loro due ha mai pensato a venire sepolto in Inghilterra. Questo poeta che aveva scritto infiniti, bellissimi romanzi, un po' noiosi se si vuole, a un certo punto si trova davanti a una proposta che gli fa Maria di Champagne, perché i suoi contadini cristianizzati, o meglio dei buoni cristiani in fondo, continuano a credere alle vecchie storielle celtiche del calderone delle meraviglie. E questo calderone delle meraviglie, insomma, bisogna tradurlo in valori più alti, e questi valori più alti non possono che essere valori cristiani, sapete, in fondo. È un vecchio dialogo, no? I contadini celti credevano nel fatto che all'inizio del mese, mi pare, della stagione di Samhain, i morti, cioè gli antenati, tornassero sulla terra. E bisognava accoglierli, però bisognava anche spiegargli che l'accoglienza era la più gentile e la più generosa possibile. Però poi loro erano morti, e una volta all'anno si tornava tutti in famiglia, poi però loro dovevano tornare a fare morti, che se il morto torna insieme ai vivi poi crea
c'è un certo squilibrio, non esiste l'idea della comunione dei santi nel mondo celtico. Bene, beh, insomma, queste feste dedicate ai morti creavano un sacco di pasticci nel mondo cristiano. E allora a un certo punto i buoni monaci di Cluny nell'undicesimo secolo, stanchi di questi bagordi, di questi buoni cristiani che celti che però una volta all'anno li diventavano pagani, beh, decisero di cristianizzare la festa e la tradussero alla festa di ogni santi, che poi ha un annesso il giorno successivo come culto dei morti. Beh, non è colpa di nessuno se la riforma protestante ha abolito il culto dei santi, no? Si sa perché Lutero, Calvino, eccetera, ritenevano che fossero bieche superstizioni cristiane. Sì, ma i poveri buoni cristiani della Nuova Inghilterra, ma finché quelle anime a cui si rendeva omaggio il primo e il 2 novembre erano in realtà i santi e i morti nel Cristo, beh, andava anche bene, insomma. Quando i loro pastori gli hanno spiegato che tutte queste erano diavolerie inventate dai papisti, erano indegne cose pagane che la Chiesa Cattolica aveva di fatto entrare per corrompere il cristianesimo, beh, i buoni contadini di New England sono tornati a pensare che quella roba che il primo e il 2 novembre circola per le case siano in realtà demoni, da cui poi travestire i bambini da fantasmini, diavoletti, streghette, eccetera, ed è tutto normale. Ecco, il Graal è questo lavoro di interpretazione di un mito che in fondo si ritrova in... Io non lo so perché non le ho contate, ma credo che si possa dire che si trova in tutte le civiltà superiori. Civiltà superiori, come sapete, non sono civiltà fatte dai popoli superiori. È un modo sociologico per dire quelle civiltà che creano delle istituzioni differenziate, le chiese, i regni, le organizzazioni militari, le organizzazioni corporative e tutto il resto. Quando una civiltà si distacca dal livello basico tribale e crea queste istituzioni, e queste istituzioni a loro volta partoriscono delle strutture, noi parliamo di società superiori. In tutte le società e le culture superiori noi ritroviamo il mito dell'oggetto sacrale, d'origine evidentemente divina, o forse dovrei dire luminosa per non sbilanciarmi, il quale oggetto è a sua volta oggetto di una ricerca, e questa ricerca è la cerca esistenziale della propria identità. La ricerca del Graal è la ricerca intima di se stessa, del Graal che è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Solamente Evola, dicevo, e termino perché ho chiacchierato anche troppo di cose estravaganti, secondo la mia logica apparentemente estravaganti, probabilmente secondo la vostra sostanzialmente estravaganti, il problema è che Evola è naturalmente condizionato dal suo tempo, come tutti quelli che scrivono qualcosa, e i libri vanno continuamente riscritti, la storia è revisione, c'è poco da sfottere sul revisionismo. La storia o è revisione continua di quello che del lavoro fatto precedentemente o non è assolutamente nulla. Insieme alla revisione c'è anche la scoperta di nuove fonti, ma è secondaria. L'importante è ritornare su quello che si è scritto, ricapitolare continuamente quello che si è detto e che si è creduto. Evola è profondamente condizionato dalla rielaborazione wagneriana, il che vuol dire che è condizionato dai fondamenti schopenhaueriani della filosofia di Wagner, il che vuol dire che è condizionato dalla visione sostanzialmente, l'ha detto lui, non lo dico io, sostanzialmente buddista dell'idea di compassione di Schopenhauer, che Evola trova assolutamente più compatibile con la struttura finale, la struttura ultima di questo mito, che non qualunque altra idea cristiana. In fondo Evola sostiene che alla luce del cristianesimo questa sostanza del mistero del Graal sfugge, a meno che il mistero del Graal non sia il fondamento in realtà
dell'ordine civile che una società tradizionale si è voluta dare. E da qui il nuovo elemento, la nuova via di fuga di Evola di, secondo me, ridurre il mistero del Graal a una funzione di quella che al suo tempo lui chiamava, ma non lo chiamava soltanto lui, la chiamavano anche molti storici, da Schramm fino a De Stefano, la funzione la funzione ghibellina dell'impero, intesa come rivendicazione di una sacralità, di una regalità sacra e imperiale, che viceversa quella, l'altra versione, quella che Evola molto impropriamente dal punto di vista storico chiama piuttosto guelfa, era l'idea che la sacralità regia sia soltanto nel mondo medievale incomprensibile come il riflesso di una sacralità di tipo sacerdotale. Da qui tutte i condizionamenti che noi sentiamo come ottocenteschi e anche un po' noiosi, il contrasto fra culture solari e culture lunari e via discorrendo. Chi non ha esperienze anche della filologia ottocentesca e non ha mai letto un rigo di von Wilamowitz oppure un rigo anche di Nietzsche o di Burckhardt, pensa che queste cose siano il parto di una Weltanschauung vagamente nazisteggiante. Non è così, evidentemente. I fondamenti sono molto più profondi e sono anche molto più elevati, molto più significativi. Per il resto, poi, evidentemente, il Mistero del Graal, come tutti i libri, è un libro che si deve rileggere di continuo e sulla base del quale si debbono riscrivere di continuo altri libri. È la condanna di tutti gli studiosi. Umberto Eco l'ha detto molto, molto chiaramente, proprio parlando di queste cose lì, a proposito di un suo romanzo dove lui torna continuamente, perché questo tipo di cultura che lui chiamava subcultura è una sua ossessione, e in Baudolino lui torna su questi temi e dichiara che in fondo studiare vuol dire soltanto scrivere continuamente libri su altri libri e altri libri e altri libri ancora, eccetera. E il fondo, la radice di questo cumulo immenso di libri, non siamo destinati noi umani a trovarla mai, perché la nostra scienza si fonda su questi elementi limitati. E lui fa l'esempio poi della cosmogenesi induista. Bisogna poi arrivare a comprendere come tutto il cumulo degli diversi stati mutevoli dell'essere poggino in fondo sul guscio della tartaruga cosmica che naviga sul mare di latte, e questo mare di latte in realtà non è altro che il vortice continuamente mosso dal dito medio dello Shiva Nataraja, che tiene mentre danza sul suo dito mediano, tiene l'equilibrio dell'universo. Va bene. Bene. Grazie. Dovevo parlare a meno. Grazie a Franco Gardini, che adesso avrebbe parlato poco, ma ha fatto la sua relazione enciclopedica a cui siamo abituati. Aspetto il testo scritto molto più comprensivo e conciso, naturalmente. Sì, lo dovrei aspettare un po' di mesi. Quindi, no, dobbiamo pubblicare il libro, quindi sì, ci tengo molto. Allora, collegandoci a quanto ha detto Gardini sopra il senso interiore del Graal, Adriano Segatori, che è psicoterapeuta e si occupa proprio di questi argomenti, viene adesso a parlarci al posto di Francesco Zambon, che purtroppo ha la broncopolmonite,
è una cosa anche abbastanza perché antipatica. Perché è vecchio e non si è vaccinato. No, ha detto si era vaccinato. E si era vaccinato, solo che qui questa influenza ha dei ceppi che non erano previsti e quindi per fortuna abbiamo Adriano che è un ottimo saggista, scrive tutti i mesi sul Borghese le sue analisi politologiche con sfondo psicanalitico e che ha curato, lo ricorderò, il volumetto di Scritti Evoliani nella sua critica alla psicanalisi e alla psicoterapia, riuscendo a fare un saggio importantissimo in cui confronta la psicanalisi con la tradizione, il pro e i contro e tutto il resto. Quindi noi diamo la parola ad Adriano. Mi attrezzo intanto. Che? Mi sto attrezzando. Te l'avevo avvertito però, Che? Che certo, dopo il professor Cardini avresti parlato tu. Ecco, non mi dire che non lo sapevi. Comunque sia, noi abbiamo i testi già di vari relatori. Il professor Zambon ci ha detto che ci manderà il suo appena si rimette e quindi passiamo la parola a Adriano che aspetta, ti passo il microfono. Ma io mi muovo da qui, perché se vuoi poi è inutile stare qui. Come? No, se vuoi, sì. Se mai mi metto a un estremo, non so se è la destra o la sinistra. No, va benissimo. Ho sempre fatto confusione. Non lo so muovere. Stai tranquillo. È abbastanza lungo il filo da poter raggiungere. Va benissimo, bene così. Intanto buongiorno a tutti e più che sincero ringraziamento a Gianfranco De Turris, all'amico De Turris, per questo ennesimo coinvolgimento su un argomento particolarmente, dal mio punto di vista, forse anche dal vostro, inquietante. Il professor Cardini ha parlato di stravaganza prima, no? Un po' nel suo, perché non avete ancora ascoltato la mia stravaganza. E io chiedo anche un po' di compassione, perché 38 anni di onesto manicomio e lavoro con le tossicodipendenti, è chiaro che mi hanno condizionato, no? Quindi abbate un po' di comprensione per qualche mia deviazione probabilmente precedente, ma sicuramente anche lavorativa. Allora, parto da un presupposto preciso, come diceva un mio, anche io ho avuto dei maestri, due principalmente, il professor Bonvecchio e il professor Giulio Maria Chiodi, nella mia esperienza all'Università Varese con filosofia, scienze sociali e della comunicazione simbolica. Un'affermazione precisa per capire poi l'impostazione eretica del mio intervento. Abbiamo sempre detto, abbiamo sempre condiviso un principio: per coloro che sanno usare solo il martello, tutte le cose che spuntano sono chiodi. Per cui io ho fatto il mio per 5 anni percorso di analisi di gruppo junghiana, ho aderito ai gruppi lacaniani, però non sopporto questi sacrestani della verità, per cui il pensiero deve essere un'esegesi continua del testo senza una minima variazione. Ecco, io uso un termine attualizzazione che non c'entra niente con la modernità, ovviamente, ma un testo non può rimanere un oggetto di culto inamovibile, appunto con un sacrestano che ogni tanto dà una pulizia e manda in giro i santini, per cui personaggi che su una definizione che io condivido perfettamente di Gianfranco De Turris, detto gli evolomani. C'è infatti una battuta di Jung che quando un suo allievo si è presentato in un incontro a Eranos dicendo: maestro, posso dirle, io sono un fedele junghiano. Io un sorridente l'ho guardato e ho detto: beato lei di questa certezza, pensi che anch'io molte volte mi capita di non sentirmi fedelmente junghiano. Quindi ha chiarito subito l'intendimento. Allora, lavorando nell'ambito della psichiatria, della psicologia e comparando in qualche modo, in maniera casuale anche, questo discorso molto ampio
del Graal o le varie interpretazioni, io mi sono posto una domanda: ma come possiamo attualizzare, parlo come della mia esperienza, nominare, secondo un'indicazione di del film, nominare i tre spunti fondamentali che derivano da una lettura del Graal. Tre punti fondamentali sono il re sofferente, si potrebbe dire quasi un re etimologicamente anestetizzato, cioè senza percezione di sensazione, quindi anestetizzato anche senza quel intendimento estetico, quella propensione estetica, e quindi assente, sofferente ma assente. Questo è il primo spunto che riguarda il Graal. Il secondo spunto è la domanda. Il re deve essere attivato in qualche modo da una domanda. E chi è il portatore della domanda? Il portatore della domanda è l'eroe. Il Graal, quindi, possiamo riassumerlo come? Partendo, suddividendo un po' la visione tra un microcosmo e un macrocosmo, come un'alterazione della funzione di ordine interiore, che è individuale, che si rispecchia in una funzione o una mancanza di funzione di ordine esterna. L'individuo soffre, parlo dell'individuo affetto da una qualsiasi condizione psicopatologica, anche tossicodipendente, soffre per la mancanza di quello che i classici definivano come egemonico, come un signore interiore che dà equilibrio, che dà un senso, e questo rientra la domanda, che dà un senso al suo esistere, che non è sopravvivenza. Noi diamo, il professor Cardini aveva detto prima, e ha usato un termine che me lo sono scritto, e naturalmente l'età avanza, l'Alzheimer anche, quindi me lo ero già dimenticato, a un certo punto dice i doveri precedono i diritti e servono a rendere un uomo persona. Gentilman infatti usa il termine di personizzazione. L'ordine interno, o il senso di umanità, come direbbe Jacques Lacan, deriva nel momento in cui il signore interno stabilisce un equilibrio nei propri confronti, in quella che Hillman chiama la ciascunità, e lo confronta con un ordine, se c'è, esterno. Per niente cosmos, tanto per capirci, e voi lo saprete già, è esattamente l'opposto di caos. Cosmos, da cui deriva poi cosmesi, c'è bellezza. La bellezza interiore ed esteriore deriva e si fonda essenzialmente sull'ordine. Quindi il re sofferente, cosa può rappresentare il re sofferente? Controllo l'ora prima che Gianfranco mi vinci. L'ordine, banalizziamo, scusate il termine, ma noi diciamo sempre, no? O capita di sentirlo dagli altri, ogni popolo ha il governo che si merita. Quindi corrisponde, secondo voi o no, il fatto che l'ordine interno deve corrispondere a un ordine esterno, entrambi si influenzano, quindi se c'è un disordine interiore delle persone, questo si rifletterà in un disordine esterno, e il disordine esterno, come nella modernità, condiziona poi l'ordine interno delle persone. E noi dobbiamo, ho sempre tentato, vi assicuro che nel pubblico è difficile,
importare anche nei colloqui fondamentali, i primi colloqui con le persone, fondarli sotto l'aspetto simbolico. No, perché noi siamo immersi, e questo è il messaggio fondamentale di Evola dal mio eretico punto di vista. Noi siamo immersi in un ordine simbolico, però questa modernità non solo lo ha confuso, ma in determinati momenti lo ha sovvertito. Quando si parla di ordine simbolico, anche con le persone, ovviamente non in questi termini, no? In un percorso di psicoterapia non è che uno fa la lezione sul simbolo e sul significato del sintomo, non capiscono, il termine simbolico non viene compreso, oppure viene negato, no? Come se nell'attualità l'ordine simbolico non esistesse più. Allora io faccio sempre un esempio molto, molto semplice. Se nella notte di San Lorenzo, quando tutti siamo col naso all'aria, aspettare le stelle cadenti e esprimere qualche desiderio, se in quella notte lì il cielo è coperto, oppure siamo offuscati in qualche modo da un problema tecnico di luce artificiale, oppure abbiamo semplicemente una banale congiuntivite, in quella notte lì le stelle non cadono più. In quella notte lì che non vediamo cadere le stelle, ci è concesso o no di esprimere dei desideri? Ecco, l'ordine simbolico che esiste è come se noi fossimo offuscati o fossimo stati offuscati da un cielo coperto, no? Da una difficoltà, ma la difficoltà è nostra perché l'ordine simbolico esiste. Quindi quando noi diciamo che la situazione per quanto riguarda per esempio il problema strettamente mio, il problema della salute mentale o della tossicodipendenza, la situazione è fuori controllo, è caotica, non c'è un minimo di ordinamento per affrontare il problema, se ci limitiamo a quello che Junger diceva, gli oggetti di comprensione della società, quindi ci viviamo a vuoto. Se noi continuiamo ad affrontare i problemi con la semplice strumentazione che il sistema offre, non raggiungiamo nessun risultato. Allora dobbiamo spostarci e chiederci, ma questo re dormiente, re sofferente, non è il macrocosmo nel quale noi viviamo. Questo è sofferente, non è quel signore interno che noi abbiamo o abbiamo subito o abbiamo volontariamente accettato di anestetizzare per sopravvivere. Allora, scusate. Il problema passa alla domanda e quindi anche all'approccio, ripeto, mio professionale, di porre la domanda, pormi una domanda sul fatto che la persona o l'ordine esterno non si ponga una domanda. E allora, al di là di ogni valida comparazione o discutibile sincretismo, allora sul discorso del desiderio, sulla domanda che un eroe deve porre al re per riattivarlo, per ricostituire l'ordine mancante e togliere la sua sofferenza, la domanda si riferisce al desiderio. Voi a un paziente, per decifrare dal punto di vista simbolico un sintomo, bisogna arrivare a capire quale sia il suo desiderio e forse anche, come posso dire,
dilatandolo, no? al macrocosmo, quale sia il desiderio di una comunità, se la comunità è sofferente. Allora, desiderio non è voglia. Il desiderio è esattamente l'opposto delle voglie. La voglia è una ricerca immediata di soddisfacimento. Il desiderio, e questo è uno dei punti di condivisione, non tutti, dell'impostazione di Charles Lacan, il desiderio è esattamente l'opposto della voglia. Aldo Caro Tenuto, che io purtroppo ho avuto l'occasione soltanto di parlarci spesso telefonicamente, al quale mi era stato poi alla fine concesso e richiesto il suo necrologio, in un libro di cui non ricordo il titolo, non ho la memoria ferrea del professor Cardini, a un certo punto Caro Tenuto dice, fa una sua interpretazione etimologica, dice: desiderio cos'è? Desiderio deriva da te siderum, perdita, di cui c'è punti di riferimento, le stelle in quel caso, che gli antichi naviganti usavano per seguire la rotta. Desiderio non è la voglia, quindi l'impulso razionale a risolvere una mancanza, ma il desiderio è esattamente l'opposto, movimento inconscio, chiamiamolo così, che fa perdere la certezza che fino a prima avevamo di chi siamo, di dove vogliamo andare, da dove proveniamo, e pone la domanda cruciale del senso che ci stiamo a fare. Ha un senso quello che sto facendo? Che significato ha quello che sto facendo rispetto a un ordine superiore? Ma questo, ve lo assicuro, diventa il punto cruciale anche di svolta per il giovane, bravissimi cari tossicodipendenti. La domanda all'egemonico, al signore interiore, al simbolico re sofferente, di quel tipo di personalità che continua a cercare di sedarsi con la sostanza, la domanda fondamentale è: qual è il tuo desiderio? Sei disposto a mettere in gioco la tua soggettività in cambio di un cambiamento che potrebbe essere teoricamente anche peggiore rispetto alle certezze che avevamo, ma erano certezze fasulle? Scardinare quella finta sicurezza che deriva dall'io. Una persona che io ritengo principalmente amica, oltre che stato un mio referente politico, penso che nessuno si scandalizzerà, che è Franco Freda, un giorno parlando al telefono mi dice, si parlava di varie cose, ogni tanto il telefono per tirarmi su di morale, lui è sempre allegro, e mi dice: ma hai mai pensato una cosa? Dice, tutta questa gente, si parlava di gerarchia, tutta questa gente che soggetto predicato complemento, no? Io voglio, io so, io credo, io ce la farei, io sono sicuro. Dice: se togli il predicato e il complemento, rimane solo l'io, io, c'è un raglio. Noi siamo solidificati intorno a delle presunzioni di capacità, di interesse, eccetera, che sono come poi il cielo nuvoloso della notte di San Lorenzo. Non riusciamo poi alla fine a intercettare quella domanda che risponde al desiderio e che diventa poi la domanda fondamentale dell'eroe per riattivare il re sofferente, interno ed esterno. Nelle scienze sociali si potrebbe parlare di comunità, ma chi parla adesso di comunità e di Stato mente, perché non ha capito bene cosa sia lo Stato e la comunità,
volutamente o inconsapevolmente, ma sono due cose assolutamente opposte alle istituzioni che noi stiamo vivendo. Un grande dissidente accenna a questo, Alessandro Zinoviev, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di leggere Umanaio globale. La società contemporanea, sofferente nella generalità, diciamo, e nella singolarità, lui la definisce ovestoide, cioè popolazione dell'ovest, e i singoli ovestoidi miti. Abbiamo paura, riassunto che faccio io, ma rapidissimo, di un libro molto condensato e corposo, noi abbiamo paura di porci delle domande e quindi accettiamo metodicamente, con una, tra la rassegnazione e l'accettazione così del paziente martirizzato, tutto ciò che ci viene proposto. Quello che insegna il passaggio simbolico, diciamo così, del Graal, sempre ripeto, di una mia limitata, circoscritta e focalizzata interpretazione, quello che insegna è che in fondo tutti ci guardiamo in giro a cercare l'ombra della provvidenza, a cercare un aiuto esterno, a cercare di un supporto che in qualche modo ci, tra virgolette, risolva il problema. Questa è la domanda classica dei pazienti. La domanda classica è: io ho questo problema, come può risolvermelo? I giovani, con un sano narcisismo anche, che deve farli sopravvivere a 38 anni di manicomio e di tossicodipendenze, si cadono clamorosamente nella trappola. Invece poi l'anzianità è anche un'astuzia di principio, ci porta sempre a rimandare la domanda con un'affermazione un po' scardinante, cioè nel senso di: io per lei non posso fare assolutamente niente, perché non riesco a risolvere neanche i miei problemi. Partiamo da un altro presupposto invece, sempre secondo l'impostazione questa lacaniana: assumiamoci la responsabilità di quello che ci accade, anche se non abbiamo colpa di quello che ci accade. Perché se è vero che ci sono delle cose delle quali noi non siamo assolutamente responsabili, ma ci capitano, stare a lamentarsi non serve assolutamente a niente. Dobbiamo assumerci la responsabilità non di ciò che è accaduto, ma del modo con cui noi affrontiamo, affronteremo, possiamo affrontare quello che ci accade. Quindi l'eroe è già dentro di noi, se riusciamo a porci questa domanda fondamentale di senso. Ed è una, come dire, una condizione essenziale per ogni tipo di cambiamento. Ora, ovviamente io porto il mulino, l'acqua al mio mulino, e allora io in questo lavoro, che con poco anticipo, conoscendo poi il pessimo carattere di Gianfranco De Turris, io già 10 giorni fa gli ho mandato il testo scritto, e poi ieri ho detto: ho visto un refuso, ho detto: hai ancora un po' di tempo per rimediare. Allora, considerando l'esperienza e l'introduzione al volumetto sulla psicanalisi, per cui per poco, no, in che senso? Ti facevi di tutto quello che ti ho fatto correggere. Ah, giusto... Allora, volevo solo terminare con due citazioni, se le trovo, scusate. Allora,
James Hillman, fondatore della psicologia archetipica, a proposito, devo trovare qualche pezza di appoggio per non far brutta figura, no? Perché il Graal, psicoterapia, i miei sani matti, sì, rispetto agli organizzatori di cui lavoravo, che erano invece sani matti malati, tutto un discorso nel particolare, James Hillman, dicevo, devo trovare delle pezze di appoggio allora a questo discorso, quello dice Hillman. Per quanto riguarda il signore interno, quello che ho, l'impostazione mia, l'egemonico, il signore, il re esterno, l'imperio, il cosmo, tutte queste cose un po' confuse che ho descritto prima. Il man dice testualmente questo: non è più possibile distinguere nettamente tra nevrosi dell'individuo e nevrosi del mondo, tra psicopatologia dell'individuo e psicopatologia del mondo. Oggi la psicopatologia la si incontra nella psiche, nella politica e nella medicina, nella lingua e nel design, nel cibo che mangiamo. Oggi la malattia è là fuori. Quindi il re è malato, il re che assorbe la totalità. E nella totalità noi ci stiamo. Quindi non possiamo esimerci in qualche modo responsabilmente da un cambiamento, dal nostro cambiamento, e pretendere poi un cambiamento esterno. Quindi le due cose sono impermeabili, reciprocamente assorbibili e reciprocamente responsabilizzanti. Allora qualcuno dice sì, ma potrei dire l'attualizzazione, sì, il Graal però va oltre, e di più e di meno, una favola, le favole esistono, i miti esistono, li neghiamo, casomai, che è diverso, non li vediamo, che è un'altra cosa, ma esistono. Allora, come ultimo supporto, mi sembra giusto, visto che si parla del Graal e di Julius Evola, terminare, appunto, ripeto, come mia pezza d'appoggio, autogiustificazione, autosoluzione, con una citazione di Evola. Questa saga è l'eredità della nostra grandezza e della nostra volontà ghibellina, fino a sentire che il centro invisibile e inviolabile, l'imperatore che deve destarsi, l'eroe stesso, vendicatore e restauratore, non sono un mito di un passato morto, più o meno romantico, ma la verità di coloro che oggi soli possono legittimamente chiamarsi viventi. Ecco, io credo che, spero di non essere stato troppo confuso, sono già confuso di mio, poi sono disposto a qualunque domanda, precisazione, contestazione, varie eventuali, ma credo che la cosa fondamentale di un'operazione, che diciamo c'è pure, anche commerciale, perché, a tutti, tutti quando parliamo di problemi economici, proprio una certa repulsione, in realtà è una cosa fondamentale, questa operazione di diffusione di quest'opera, di elaborazione di quest'opera, diventa fondamentale, ma per le stesse parole del suo relatore, operatore, del suo scrittore, del suo studioso, cioè di Lucella, diventa fondamentale per un'interpretazione dell'attualità. Poi con uno, con i propri schemi, con i propri strumenti che ha, e con, ripeto e ho finito, la precisazione fondamentale di Junger: non accettiamo che l'esame della sofferenza individuale, l'esame della sofferenza fintamente comunitaria, sia lasciato agli strumenti che il sistema ci offre, perché sono già spuntati e giocano a favore del sistema che ce li offre, giustamente, perché ognuno fa il suo. Quindi noi avremmo
delle notevoli possibilità di interpretazione, noi che siamo qui, e anche in una diffusione di maggior comprensione del testo. Ecco, io spero di essere stato sufficientemente puntuale, sì, no? Bene tempo. No, aspetta un attimo. Poi se ci sono domande, precisazioni. Sì, ma lo facciamo tutti alla fine le domande. A disposizione, perfetto. Sì, ma va bene così. Grazie. Grazie assegatori. E adesso, dopo aver parlato del gran in generale, del gran interiore e come funzione esterna, possiamo parlare dell'aspetto, diciamo così, filologico e letterario interpretativo con Nuccio Danna, che andrà alle origini del mito. E anche Nuccio Danna non ha gran bisogno di essere grandemente presentato, basti dire che è un fiscalissimo, poi se la prende con me, direttore del trimestrale Atrium, che esce inesorabilmente ogni 3 mesi, anzi è già pronti, i prossimi 4 numeri sono già pronti, e ha scritto un volume sul Graal e si occupa, come ben sapete, di interpretazioni, simbolismo, esoterismo, dottrine orientali e così via. È un esperto anche di questi argomenti e quindi ci parla delle origini. Il titolo che tu hai scelto per me non è... Ecco, ma non te lo devi ricordare tu. Chrétien de Troyes, Wolfram e Deborah. Benissimo. Volevo dire a Franco una cosa, per la cronaca forse, c'è un articolo di Evola pubblicato nel 1934 che è un'intervista a Leo Frobenius. Una delle domande che il giornalista Evola, si presenta come giornalista italiano, eccetera, pone questa, dice: del razzismo cosa ne pensa? Frobenius risponde, dice: non sono cose di cui mi interesso, passiamo avanti. Infatti, sì. Allora, dopo questa parentesi, c'è la relazione di Nuccio e dopodiché, se ci sono domande ai 3 relatori, benvengano. Vabbè, adesso, come già è stato accennato durante gli interventi precedenti, tra i compositori del ciclo del Graal, la scrittura me l'ha imposta Gianfranco, perché dice che parlo troppo, così sono costretto a seguire questa cosa. Lo scrittore più rappresentativo del periodo iniziale è senza dubbio Chrétien de Troyes, che con il suo Perceval ha segnato un momento fondamentale per la definizione del simbolismo della Sacra Coppa. Risulta perciò veramente oscuro capire perché nel libro sul mistero del Graal Evola parla di Chrétien soltanto 9 volte, per di più come una semplice fonte tra le tante altre. Si può anche notare che proprio in quel tempo ferveva una discussione molto accesa sul significato del Graal fra lo stesso Evola e Otto Rahn, che in Germania era amico suo, allora considerato in Germania un promettente studioso del problema, il quale agiva senza alcun legame con le cattedre universitarie di filologia romana, allora molto importante in Germania. Nel febbraio del 35, ossia 2 anni prima che uscisse il suo libro, Evola fece addirittura pubblicare nella rivista Regime Corporativo, per cui con una certa, come dire, autorità nel tempo, un articolo di Otto Rahn nel quale venivano presentate per la prima, credo ed unica volta in Italia, le sue tesi di fondo sul rapporto del Graal con i cateri. Per la cronaca, quando Evola pubblicò il mistero del Graal, Gianfranco se ne andò, c'era già un libretto sul Graal che era stato pubblicato da un filologo, Bertoni, 100 pagine, pubblicato nel 20 e ristampato poi nel 40 da Muti, che è una raccolta di testi antologizzata per uso universitario, mai tradotti. L'estate lì probabilmente poi i ragazzi, gli studenti dovevano tradurlo loro, ed è l'unico testo che parla, proprio il titolo è sul Graal con una sola, è l'unico testo esistente in Italia sul Graal prima che Evola scrivesse il suo libro. Della vita di Chrétien de Troyes si conosce pochissimo, e quel pochissimo è quasi sempre ricavabile dalle sue stesse opere. È improbabile che fosse un ebreo convertito, come sostenevano i filologi dell'Ottocento. È invece ormai opinione considerata certa
che fosse uno dei tanti compositori chierici che girovagavano nei castelli dei grandi signori di Francia. La critica letteraria usa l'ancara prima di tutto alcuni suoi scritti che sarebbero stati influenzati fortemente da Ovidio, il poeta dell'amore, considerato nel Medioevo in questo modo. Poi il gruppo dei suoi romanzi epico-cavallereschi, informati profondamente dal ricco simbolismo che informava la spiritualità antico-celtica. Infine l'incompiuto Perceval, nel quale appare per la prima volta il Graal, per l'unica volta, con alcune delle funzioni rituali attribuite alle celebre corti. L'unica volta per quanto riguarda Chrétien, perché poi scriverà un altro romanzo senza mai nominare il Graal. Fu anche autore di poesie trovadoriche, ne restano solo cinque purtroppo, che coltivò una forte amicizia con uno dei più importanti trovatori del tempo, Bertrand de Ventadorn, che come sapete poi si ritirò in un convento cistercense a Dolon, dove finì la sua vita come santo monaco. Scritto intorno al 1180, per alcuni 1182, il Perceval era dedicato a Filippo di Fiandre, il cognato di Goffredo Plantageneto, un sovrano appartenente ad un ramo della dinastia angioina, celebre per aver favorito la venerazione delle reliquie nei suoi domini e, in modo speciale, ci interessa per il rapporto col Graal, quella che aveva un rapporto diretto con il culto eucaristico. Ora, è un fatto inoppugnabile che tutti i suoi scritti precedenti al Perceval non menzionano minimamente il Graal. Per la verità esiste una poesia trovadorica in cui si parla del Graal e un accenno, secondo alcuni è del 75, 1175, secondo altri 1180, cioè lo stesso periodo in cui il Chrétien scriveva le sue cose. Esattamente come nel caso dello scrittore Arthur Weiss, che aveva composto il Brut su sollecitazione della coppia reale Enrico II e dell'Eleonora d'Aquitania, questo dato ha indotto alcuni studiosi a credere che Chrétien abbia ricevuto precise nozioni dottrinali sul Graal proprio durante il suo soggiorno alla corte Plantageneta, cioè su ordinazione del re Enrico II, presso cui venivano ospitati normalmente numerosi discendenti delle antiche famiglie bretoni, gallesi e scozzesi. Secondo Roberto Antonelli, un filologo italiano contemporaneo, nel suo libro Seminario Romanzo, attribuisce a Roberto Antonelli un ruolo metapolitico da Enrico II a Guglielmo d'Aquitania e Federico II, dicendo che tutte e tre agiscono su spinte, come si potrebbe dire, di carattere esoterico più o meno omogenei in tutti e tre i casi. Si ha perciò motivo di pensare che Chrétien abbia voluto conservare e riadattare nel suo incompleto Perceval il cuore stesso della sua sapienza anticoceltica, quello che Enrico conservava nei suoi domini in Inghilterra, e cioè la dimensione essenziale e simbolica della tradizione spirituale che aveva sostanziato quella civiltà. Dal canto suo, Evola, come sapete, sviluppa di più l'aspetto legato a Wolfram von Eschenbach, meno a quello di Chrétien, avete visto lo cita pochissime volte, perché è più legato all'interpretazione del suo amico Otto Rohan e poi a quello che allora vigevano in Germania. Wolfram ha trascorso la propria vita completamente assorbita nel milieu dottrinale che aveva alimentato l'ascesa al trono dell'imperatore Federico I. Si tratta di una serie di aspettative che andranno a precisarsi non solo nella formulazione della speciale teologia politica di derivazione vetero-testamentaria ancorata al simbolismo del misterioso Melchisedec, ma anche nelle molte leggende fiorite attorno alla personalità straordinaria del nipote poi Federico II. E come Chrétien aveva stretto una duratura amicizia con il trovatore Bertrand de Ventadorn, anche Wolfram avrà un lungo rapporto di amicizia con quello che forse è stato il più importante dei Minnesänger, Walter von der Butterweide. Anche questi rapporti non sono casuali. Troppo vicino? Esatto. Grazie. Poco prima della morte, attorno al 1210, compose un terzo romanzo, il Wilhelm, pervenuto incompleto. Vi si trovano alcuni elaborati aspetti della leggenda fiorita attorno a Guglielmo di Gellone, ma la cosa interessante è che questo romanzo fa da pendant un altro che aveva scritto Chrétien de Troyes, e in questo romanzo Wolfram profitta
una pagina sì, una pagina no per criticare perché mi trova dicendo qua non l'hai capito, qua te lo spiego meglio io, quest'altra cosa tu non è come dici tu, quest'altra cosa è completamente sbagliato, non è vero che il cavaliere è così, quest'altro simbolo non è come lo rappresenti tu, è un'altra cosa. Questa attitudine critica e la stessa insistenza dello scrittore tedesco inducono a pensare che ci troviamo di fronte a due autori appartenenti a tradizioni spirituali differenti, parlano del Graal ma provengono da case diverse, diversificate sotto parecchi punti di vista pur richiamandosi tutte e due ad una medesima radice dottrinale. Ora, Wolfram personifica questa speciale tradizione spirituale, lo dice esplicitamente, alla quale costantemente si appoggia, nella figura di Chio il Provenzale, un personaggio straordinario il quale tuttavia difficilmente può essere considerato da una prospettiva semplicemente umana o empirica. D'altronde nel Parsifal Chio appare poche volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte. Si tratta sempre di menzioni intese non a delineare la sua personalità, ma a dare uno speciale rilievo alla fonte spirituale da lui rappresentata, e in molti casi persino ad esplicitare la diversità sostanziale di molti simboli di Parsifal rispetto a quelle che erano emerse nel Parsifal. Cioè serve a dire, ancora una volta, cretino, tu stai sbagliando qua, qua e qua, non è vero che quel nome significa questo, anche quest'altro è importante, perché si è detto che Wolfram sia un cattivo, usi male i nomi. In realtà faceva un gioco di costruzione dei nomi con finalità simboliche, adesso ne vedremo alcuni. E anche questo lui utilizza questa cosa per rimproverare Chrétien. Sembra che abbia scritto molta parte del suo romanzo proprio in funzione critica di Chrétien. D'altronde, come diremo fra poco, dunque il Parsifal è fatto da 16 capitoli. Di questi 16 capitoli, 6, i primi due, gli ultimi 4, sono completamente nuovi, completamente sconosciuti a Chrétien. Ora, se pensiamo che sono praticamente un quarto dell'opera, capiamo che la costruzione complessiva ha delle finalità diverse di Wolfram, non è per riprendere lo stesso ciclo, ma lo stesso ciclo viene rappresentato in una funzione completamente diversa rispetto a Chrétien, il cui romanzo, ricordate, è sempre incompleto. Ora, ciò che rende particolarmente interessante la funzione di Chio il Provenzale, di questo maestro cantore che lo chiama Schiantur, cioè nel tedesco di allora incantatore, è un'attribuzione ricca di risvolti spirituali che vanno certamente molto oltre gli aspetti narrativi, non è chi narra, ma è può essere ancorato ad aspetti mistico-visionari che per noi adesso sono fuori da ogni norma, ma per un compositore antico avevano la sua realtà. Poi un'altra particolarità è che Wolfram comincia ad accennare ad ambienti sconosciuti a Chrétien che sono molto lontani dalla sensibilità di un cavaliere cristiano, e cioè alla Spagna, alla Provenza, a Toledo, a Bagdad, al Barucca, a Firenze, cioè a Flegetanis, addirittura al biblico Salomone, come se volesse richiamare una realtà tipicamente islamica, proveniente dalla Spagna, ma tipicamente islamica, che il suo predecessore aveva quasi completamente trascurato, comunque forse neanche conosceva. Ora, quei due capitoli iniziali, i quattro finali, raccontano storie completamente sconosciute non solo al Parsifal di Chrétien, ma addirittura alle quattro continuazioni, come voi sapete, dopo Chrétien ci furono quattro lunghissime continuazioni, e sono storie completamente sconosciute alle quattro continuazioni. Sia Roberto di Boron, completamente sconosciuto anche lui, e completamente sconosciuto al ciclo cistercense monacale dell'Anselo Graal. Praticamente sono cose che racconta per la prima volta Wolfram, e probabilmente per la prima, a parte un continuatore che anche lui poi avrà. Questo dato è di notevole rilievo perché va oltre la letteratura precedente e dimostra che siamo in un'ambientazione molto particolare. Ci troviamo davanti ad una concatenazione di strutture narrative, di varietà di personaggi, di simboli complessi, non sempre assimilabili a quelli degli altri romanzi del Graal,
di una quantità elevata di ambientazioni diversificate e non omogenee che portano a ritenere il Parsifale di Wolfram non una semplice riarticolazione del racconto di Crenier, come certa filologia pensa di fare, ma una trattazione sostanzialmente autonoma, radicata non su riferimenti vari, ma su un unico su un'unica struttura simbolica di cui parleremo fra poco. Dunque, la novità dove sta? Per la prima volta appare un altro aspetto solitamente trascurato dai filologi, sono più attenti all'aspetto narrativo. Appare la cerca di una terra promessa, una misteriosa sede originaria dalla quale sarebbe germinata la speciale tradizione con la sua inesauribile ricchezza che alimenta le radici spirituali di questo ciclo. Ora, per designare questo paradiso perduto, lui usa un'altra espressione, questa terra promessa, insomma. Wolfram introduce uno strano termine, lo introduce lui, e poi non verrà seguito molto, se non ancora una volta, da Schaffenberg, cioè un suo continuatore. Il termine è Monsalvage, monte selvaggio, spesso tradotto come Monsalvationis, monte della salvezza, in realtà non significa monte della salvezza, che è questo termine introvabile nella letteratura precedente di cui ho parlato, ed è presente, non mi ricordo quante volte, ma credo 7-8 volte soltanto, nelle Jungerer Titel di Albrecht von Schaffenberg, che è quello che parla, poi parlerà di un tempio particolare, probabilmente quello che risente delle tradizioni di tipo orientale, cioè di tipo iranico, come dimostra Ringborn lo svedese Ringborn in un testo piuttosto grosso del 51 sul Graal e il paradiso. Per la cronaca, Roma si trova soltanto nella biblioteca di Palazzo Venezia, non c'è neanche nella Biblioteca Nazionale, per cui chi se lo vuole leggere lo trova solo lì. Ora Albrecht pone il Tempio del Graal, anche lui, a Monsalvage, il monte selvaggio, e si erge nel cuore di Salvaterre, la terra della salvezza, una regione protetta da una impenetrabile foresta selvaggia, guardate un po'. Ora, in termini più cari a Cardini, più familiari a Cardini al mio mondo, ma il termine selvaggio richiama quel mondo di immacolata spontaneità, non il selvaggio perché è primitivo, ma la primordialità, l'immediata, come il vulgare di Dante, per capirci. Per cui la terra delle origini, il mondo delle origini. Lucio, più lontano. Il testo di Wolfram abbonda di termini criptici come Monsalvage. Nel suo romanzo si trova una varietà inusuale di formulazioni verbali e di termini strani per indicare determinati luoghi. Anche il nome di persona. Ogni nome di persona, spessissimo, ha un significato molto preciso, di cui per alcuni adesso vedremo qual è il motivo vero per cui li adopera. Lo stesso ritmo narrativo sembra essere ordinato attorno ad un simbolismo sacro onnipervadente. Si pensi per esempio al significato che nel Parsifal si vuole dare al racconto dell'origine della dinastia del cosiddetto prete Gianni, il famosissimo prete Gianni. Dice Wolfram, Repansa di Scioie fu lieta del suo viaggio in India e la diede alla luce un figlio che si chiamò Giovanni. Il re di quelle terre da allora prese quel nome. Seguendo l'ermeneutica simbolica così importante per Wolfram, questa frase potrebbe essere resa così. Repansa di Scioie viene tradotta da Bodo Merkel, che è il più importante studioso di Wolfram, due grossi volumi così, come dispensatrice di gioia o di grazia, mentre Jean Frappier traduce Repansa di Scioie come pensiero di gioia. Allora, il testo di cui dicevamo poco fa, la dispensatrice di gioia o di grazia, dal quale si originano una linea di sovrani sacerdoti che elargiscono gioia e grazie, cioè praticamente i Giovanni, che significa pieno di gioia, pieno di grazia. Se parli senza, forse sentono meglio. No? Senza? Sì, forse meglio. Quella frase significa dalla grazia, attraverso la grazia, grazie infinite. Si sente perfetto? Mi mettono in piedi là, non ho problemi di voce. Ora, questo tipo di costruzione ritmica, che sfugge normalmente ai nostri filologi perché sono più attenti, io ricordo quando il mio maestro Bruno Panvini ci obbligava a tradurre i testi di Crétien,
lui non aveva nessuna attenzione alla parte simbolica, voleva che imparassimo ancora le dispense a casa, allora ci facciamo le dispense, vi ricorderete, battute a macchina o ciclostilate, ti ricordi il ciclostile, Franco? Okay. Ciclostilate eccetera, voleva che imparassimo in questo modo a tradurre eccetera, e per cui quando poi si parlava di simbolismo, io ero interessato al simbolismo, lui faceva: tu sta zitto, il simbolismo viene dopo, prima impara e poi parliamo di simbolismo. Lui ha pubblicato le vite di tutti i canzonieri, di tutti quanti i poeti della Provenza, ma non ha mai cercato di insegnare a noi, e ne sapevo un mare, insegnare a noi che cos'è il simbolismo provenzale. Né si interessava per esempio di rapporti con l'Islam, che li conosceva perfetto. Quando eravamo da solo lui parlava dell'Islam, della Provenza, dei rapporti, ma come insegnante mai. Ora, un tale simbolismo affiora in modo determinante nei due capitoli iniziali del Parsifal, quelli che raccontano, quelli che sono più estranei, anzi, all'opera di Chrétien, e nei quali Wolfram sembra volere precisare il significato del suo racconto, distinguendolo completamente da quello dei narratori precedenti. In queste pagine appare Garmuret Lanchoue, l'angioino, assolutamente sconosciuto ai compositori franco-normanni. Alla morte del padre, Garmuret va a combattere al servizio del califfo di Baghdad, anche un racconto particolare, e dopo una serie interminabile di avventure, da un fuggevole amore con la regina musulmana Balakane, che significa nera come la notte, il non espresso, senza neanche sospettarlo, ha un figlio di nome Firevitz, bianco-nero. I colori sono molto simbolici, molto familiari a chi studia questo tipo di racconti. Le sue successive avventure lo conducono in Spagna, profondamente pervasa dalla tradizione islamica, e dove Garmuret apprende la morte del fratello e perciò diventa l'erede della propria dinastia. Vince un torneo e ottiene in sposa Erzeloide, che significa cuore doloroso, la regina di Valois, bianca come la luce del sole, cioè l'Immacolata. Appena 14 giorni dopo la morte di Garmuret, la regina Erzeloide darà alla luce Parsifal, il cui nome, dice Wolfram, in cerne sfugge anche questo, il nome significa trapassare o penetrare nel mezzo. Dice Wolfram che qui costruisce uno dei soliti giochi fonetici, perché per ser, dico francese, trapassare, penetrare. Si tratta perciò di un gioco linguistico molto evidente, inteso a mostrare che il Parsifal, cioè il re del Graal, è in realtà colui che passa o attraverso il centro. E in virtù di questo simbolismo linguistico, Parsifal diventa perciò l'erede di un regno che è assimilato all'Axis Mundi. Garmuret discende da Mazadan e dalla Farda Terre de la Joie, cioè la terra della gioia. Perciò la madre è terra della gioia, il padre è Mazadan, il primo uomo. Mazadan, diceva, il primo uomo, cioè il prototipo dell'umanità, che necessariamente deve personificare una forma perfetta, il primo uomo non può essere imperfetto, mentre in virtù del suo status di fata, di entità del mondo intermedio, Terre de la Joie incarna che cosa? La potenza divina, cioè la gioia celeste che dà origine ad una dinastia divina. Questa linea o trafila di cavalieri sovrani si concluderà appunto col prete Gianni, colui che più di tutti ha perpetuato anche nei tempi ultimi la pienezza spirituale attribuita al tempo di Mazadan. Ora, com'è che Garmuret passa da cavaliere che combatte e diventa re? Questo passaggio è molto interessante. Il passaggio dalla dimensione individuale di Garmuret alla sua condizione di centralità cosmica, tipica ad Evola, queste cose sfuggono perché non perché non li conosca, ma perché lui non si trattiene per capire lo svolgimento della regalità di Garmuret, perché a lui interessa parlare del centro del simbolismo, del centro del mondo, della terra sacra, della sede primordiale, così via, che era la novità dell'interpretazione del Graal. Quando Garmuret era ancora un cavaliere errante, il blasone che ornava le sue armi, lo scudo, raffigurava l'ancora, che, dice Wolfram, gli conviene perché è un cavaliere errante. L'ancora è il cavaliere errante. Poi, avendo acquisito la dignità di sovrano in seguito alla morte del fratello, eredita l'insegna araldica della pantera, che spesso è anche il simbolo del Cristo, perché, come sapete, la pantera ci vuole 3 giorni per morire, dicevano i simboli di allora,
e dice Wolfram, sul suo scudo fu incisa sull'ermellino la pantera che portava suo padre. Il simbolismo che in questo caso Wolfram inserisce per caratterizzare il passaggio di Camoret da cavaliere errante a sovrano riproduce sotto molti aspetti quello con caratterizzazione archetipale del viaggio spirituale intrapreso da ogni pellegrino straniero fin quando arriva al centro, cioè alla terra promessa. Un altro termine interessante, il particolare termine usato appunto da Wolfram per indicare le persone di Camoret, illumina sul significato della sua sovranità particolare e sui motivi di un emblema appartenuto da sempre agli Anshowe. Adesso vedremo il significato che Wolfram dà a questa parola. Perché Wolfram insiste tanto su questa famiglia di Camoret? Non sono solo gli Anjoini, come sembrerebbe. In una memoria che ha perduto pochissimo della sua importanza, quella di Bodo Mergel, di cui parlavo poco fa, il termine Anschaue, secondo Bodo Mergel, non indica, ripeto, il casato, neanche gli Anschauer di Stiria, come pensavano per esempio i nazisti, dice, dato che si parla di Anschauer, non sono gli Angioini di Francia, ma sono gli Anschauer di Stiria. Seguendo la particolare tecnica di strutturazione dei fonemi e del simbolismo delle parole, certe volte in altri capitoli lui parla addirittura degli inizi delle parole, come si possono costruire. Secondo Bodo Mergel, Anschaue appare costruito sul termine das Schauen o Beschauen, e cioè è incentrato sulla visione, che coerentemente con la struttura complessiva del Parsifal si riferirebbe con ovvietà alla visione del Graal. Secondo Wolfram, lo stesso musulmano Firewitz, pur fratello di Parsifal e perciò erede come lui di Camoret, ti devo prestare i due libri di Bodo Mergel. No. Poiché non ha ricevuto il battesimo, il fratello di Camoret, manca delle necessarie grazie e perciò non può vedere il Graal, torniamo col simbolismo della parola. Perciò Camoret, l'Anschaue, il capostipite della dinastia che custodirà il Graal, secondo questa prospettiva sarebbe colui che vede il Graal, il contemplativo del Graal. Gioca su tutto questo Wolfram. D'altronde tutto il romanzo è percorso dalla presenza del Graal, che significa la cerca e dà significato all'intera impostazione del racconto. Cioè questo significato di cerca continua ha un preciso riferimento secondo Wolfram. In un altro capitolo Wolfram descrive il corteo del Graal in modo completamente diverso da come l'aveva descritto prima Chrétien, e lo descrive come sostanzialmente ordinato attorno allo stesso schema, come racconto, come continuità, come c'era messo al suo posto, come candele, come esposizione delle candele, come prosecuzione del tuo avanti, io e Dio, come ordinamento, ma aggiunge una serie di particolari completamente assenti in Chrétien. In Wolfram il Graal non è più un piatto, poi come sapete, un gradalis, un vaso oppure una coppa, ma diventa una straordinaria pietra preziosa, dice Wolfram, di un tipo purissimo, che viene chiamata l'apsit exilis, come tutti sapete. Per certi aspetti è stata assimilata da alcuni studiosi al cintamani buddista, cioè il gioiello perfetto, la pietra pura o splendente, dal quale si riverba la luce spirituale, cioè l'aureola di gloria, quella che hanno i santi buddisti come i nostri santi. Nell'iconografia buddista il cintamani appare spesso coronato da una triplice fiamma radiante. In certi passi del Wolfram fa notare che ci può essere un riflesso triplice. Ha il potere di preservare da tutti i mali e di esaudire ogni desiderio, esattamente come la pietra del Graal. È lo stesso simbolo dello splendore di luce emanato dalla roccia di smeraldo sacra che nelle dottrine islamiche sfolgora dalla sommità di Kaf, la montagna cosmica, identica in tutto a Musa al-Vaish di Wolfram. E torniamo al simbolo di questa montagna strana. Ora, nei 75 manoscritti che hanno conservato l'opera di Wolfram, a volte si trovano altre formulazioni grafiche, come lapis exilis oppure lapis exilix. Nello stesso Junger Titurel di Albrecht von Scharfenberg, che si dispiega sull'idea ispiratrice di Wolfram e ne sviluppa però le implicazioni più vicine al mondo sufico, al mondo, diciamo, iranico, si trova addirittura jaspis exilis, jaspis und silix, diaspora e silice, anche questo ha un significato particolare perché il silice in quei mondi
serve anche nei rituali iniziatici. René Nelly privilegiava la dizione lapis exilis, dalla quale sarebbe derivato poi lapis caelis, la pietra caduta dal cielo, una formulazione comunque facilmente derivabile nelle spiegazioni dottrinali sviluppate da Wolfram. La tesi di René Nelly ha un pregio, è quello di mostrare la sostanziale macchinosità dell'ipotesi di un lapis exilis ottenuto per contrazione fonetica di un lapis lapsus excelis, cui pensavano gli studiosi francesi. E dall'inizio del Novecento, e persino del più recente ma troppo elaborato, ascoltate come era elaborato, lapis lapsus interma ex illis stelis di Baudo Merkel, che ha il pregio di saper organizzare i pensieri, ma poi, come tutti i filologi tedeschi, come dire, si perde nel mare magnum della filologia che lui stesso ha messo in evidenza. La dimensione oracolare dell'apis texilis si è volutamente sottolineata e rimanda ad un mondo arcaico, ai ritmi di un'umanità primordiale. Le scritte che appaiono sulla pietra, come ci dice Wolfram, che non erano presenti in Chrétien, e spariscono appena assimilate dall'interrogante, per cui sono ad usum, non sono scritte generiche che valgono per tutti, ma per la conversione tua interiore, ricordano con stupefacente somiglianza alcuni riti oracolari delle traduzioni più antiche e ancora vicine alle condizioni originali dell'umanità, quando il verbo un dei si rivelava attraverso i simboli che coprivano il cosmo e nei segni con i quali si mostrava agli uomini. La parola di Dio non è una parola normale, è una parola che tocca il cuore, perciò sparisce per chi non sa coglierla o la coglie, per cui non ne ha più bisogno. Anche le virtù dell'apsit exilis mostrano, dunque, per capire certi passaggi bisogna che ognuno di noi abbandoni, come dire, un certo modo razionale di approcciare questi problemi. Qua ma non parlavano per tutti gli uomini, qua parlavano per uomini che avevano il cuore pulito, puro, pronto a ricevere un messaggio. Gli oracoli non parlano per tutti, non sono uguali per tutti. Chi ha un cuore puro, cioè disponibile, purificato, puro significa purificato, già pronto come uno specchio, allora l'oracolo si può iscrivere. Chi non ce l'ha quel cuore purificato può essere non purificato da cosa? Dalla filologia estrema, che la lettera, i letterali di Dante, bravissimi a capire tutto ma fermati lì. Pensate quanti teologi discettano su che cos'è la Trinità, perché dalla Trinità non si passa là, se la Madonna dovrà far parte dello Spirito Santo oppure non lo è. Pensate quanto si sono dette queste cose sulla Chiesa, e poi non si coglie lo spirito di vita, il verbo dei che c'è dietro queste speculazioni teologiche, no? Cioè tu resti quello che eri prima, una pietra secca, non sai parlare, non ti parla il mistero che c'è davanti a te, non riesci a parlarti, tu vai in un luogo santo, in un santuario, il santuario è lì, cioè pieno di sacralità, perché la sa cogliere. Se ci vai, guardi e te ne torni, non hai colto niente, sei rimasto vuoto, come prima. Per cui il Graal parla e dice, in un altro racconto, a chi sa fare la domanda. Chi non sa fare la domanda resta senza niente. La sua luce folgorante, l'inesauribile capacità di fornire uno straordinario cibo rigeneratore, come dice Wolfram, le insolite bevande consegnate ai convenuti, il dono di non far invecchiare le ossa e la carne, come sapete questa è una tradizione diffusa per esempio in Cina, nel taoismo, dappertutto, che poi che cos'è? Il rinnovamento perpetuo, la risurrezione della carne in termini cristiani, no? Il dono di restituire la giovinezza, perché chi rinasce spiritualmente ritorna giovane anche se ha 500 anni, no? I poteri di guarigione, cioè di restituire l'integrità di quello che io sono, le sue connessioni ineludibili con il ritmo del simbolismo astrologico, la stessa sapienza oracolare mirata ad ordinare ritualmente la condotta degli uomini, sono tutte virtù del Graal che indirizzano verso quella radice e coronamento di ciò che si anela in paradiso, come dice Wolfram, che sono il fondamento del Graal. Ora, ogni venerdì santo, dice sempre Wolfram, una colomba, il simbolo dello Spirito Santo, che in termini cristiani è il simbolo della parte più interiore, qualcuno direbbe esoterica del cristianesimo, ecco perché
molti monaci prendevano una volta il nome Columba, il tradizionale simbolo evangelico dello Spirito Santo e perciò della dimensione esoterica del cristianesimo, depone questa colomba un'ostia bianca sul Graal, rendendolo idoneo ad elargire le sue virtù eucaristiche. Perciò, oltre ad essere quella presenza dello Spirito Santo, quell'arrivo, quella rivelazione, è anche colui che dà una virtù eucaristica. Lo Spirito Celeste, dice Wolfram, dà ai cavalieri quanto vive di selvaggio, vola, corre, nuoti sotto il cielo. La virtù del Graal dà vita a tutta la compagnia dei cavalieri. Senza il Graal non si vive. Cioè, non sta parlando ai bruti, sta parlando a chi è già disponibile a vivere spiritualmente. Come si vede, il lapis textilis non è solamente il sacro oggetto, che bello, che in una pura contemplazione stacca l'eletto dal mondo e lo assorbe in uno splendore senza fine. È qualcosa di più, opera nel mondo, discende. Nella prospettiva di Wolfram, la dimensione contemplativa e la sua grazia agente appaiono in una sintesi principiale. Ritorna nel mondo il Graal, ridiscende nel creato, esercita i suoi poteri, dà vita a tutta la compagnia dei cavalieri, alimenta la vita cosmica con una specie di azione immobile all'interno di un mistico castello eretto in medio monte, a Musselweich. Ora, dice sempre Wolfram, il Graal è custodito da cavalieri che vengono mantenute sempre giovani, in pienezza di salute e nutrite solo e soltanto dalla sua luce radiante. E dice Wolfram, a Musselweich, presso il Graal, notate sempre l'avvicinamento e l'accostamento, si trova una schiera di cavalieri armati. Questi templari spesso cavalcano lontano in cerca di avventure. Sia che acquistino gloria o danno, compiono le loro gesta come espiazione dei loro peccati. In termini cristiani, come era Wolfram, sarebbe un sacrificio rituale. Cioè, la loro entrata nel mondo non è una bella avventura, ma è un'azione rituale dettata da una volontà soprannaturale, una presenza soprannaturale. Questa compagnia è ben armata, significa dotata di presenza spirituale, ma voglio dirvi come si nutrono, dice Wolfram. Vivono di una pietra di un tipo purissimo. Se non avete mai sentito parlare, vi dico il nome. Lapis textilis si chiama la pietra. La pietra è anche chiamata Graal. Subito dopo aggiunge che questa straordinaria pietra sempre pura, oppure questo gioiello splendente, dopo la caduta degli angeli ribelli, dice sempre Wolfram, è affidato a coloro che furono destinati da Dio e ai quali mandò un angelo. Ecco cos'è il Graal. Grazie mille. Allora, prima di lasciarci, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, abbiamo un po' di tempo, dopodiché andremo a pranzo e ci vediamo alle 3 per la proiezione delle diapositive del professor Bizzarri e di Dalmazio Frau, che ci illustreranno degli altri aspetti del Graal. Quindi, c'è qualcuno che vuole fare delle domande ai nostri 3 relatori, lo dica, viene qua, parla al microfono e ce lo fa sapere. C'è nessuno? Tutto, non c'è nessuna spiegazione da chiedere, nessuna cosa da dire? Ma per me, va bene così? No, vieni qua. Che? Sai, ho detto di avvicinarsi così si parla direttamente al microfono. Dai. Premetto che non so porre la domanda giusta. Quello che vorrei esternare. Il microfono e parli, sentiamo tutto bene. No, senza microfono, senza microfono. Sono solo delle riflessioni. Ecco, allora, non una controrelazione, però. No, non è che volevo porre, allora, niente, il grado. Il Graal rappresenta qualcosa che si è evoluto nel corso della storia, penso. A mio avviso, diciamo che il primo Graal può essere fatto risalire
alla Lilla, alla Lilla che Eva ha, ha fatto cogliere ad Adamo. Ed ecco perché la donna rappresenta un simbolo della, della conoscenza, come, come, come sappiamo. Il pomo cos'è? È la conoscenza. Quindi il Graal, che si è venuto poi, secondo me, dal, dagli alchimisti, perché giustamente lei citava il lapis, la pietra, ma anche gli alchimisti parlavano con l'acronimo vitriolum, visita interiore eterna, rettificando in meglio s'occulta al lapide. Quindi la conoscenza è, secondo me, il Graal. Poi un'altra riflessione riguarda, non mi ricordo il... La riflessione è dell'eroe, l'eroe che è spinto dal desiderio, pone la domanda giusta anche, però non mi trova molto d'accordo nella definizione di eroe come restauratore. Secondo me restaurare significa tornare indietro. Indietro va contro il concetto anche dell'ordine cosmico, perché anche l'ordine cosmico non è ordine, è caos nella concezione greca però. Quindi è un caos di evoluzione. E questo è ben scritto con un'opera che non so se conoscete, quella di Pietro Ubaldi, La grande sintesi, che è una grande opera, in cui si parla di conoscenza e evoluzione a spirale. Vuol dire che la spirale gira, ma a un livello superiore. Sono sempre cerchi che però si ampliano. Quindi il concetto di restauro non mi piace. È un restauro a più alto livello. Scusi, ma c'è una domanda alla fine di tutto questo? Sì, perché vorrei le riflessioni. Allora, non è solo delle controriflessioni su queste sue considerazioni. Se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa, grazie mille di queste sue riflessioni, e se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo, siamo qua. Dimmi. Parla. Ah, sì, parla. Da vicino. La domanda è secca, sintetica. Sì. Io sono curioso in quanto così outsider. Una domanda secca, forse. Scusa, parla prima lui o prima tu? Finucci. Sì, la domanda è questa. 1937, quanto il contesto storico di quel momento ha influito nella stesura del testo, visto che siamo nel 37. Mi accontento di questo. Grazie. Rispondo io. Allora, il mistero del Graal deriva da un'appendice rivolta contro il mondo moderno che è del 34. Nel 1934, in fondo al librone di 450 pagine, ci sta una appendice sull'età oscura, un'altra sopra i fedeli d'amore e un'altra sopra il Graal e fedeli d'amore. Da questo Evola sviluppa il libro che prosegue quelle considerazioni. Sicuramente sarà influenzato all'epoca e dalle sue idee, perché se si considera l'interpretazione non come il sottotitolo dice, l'idea
imperiale ghibellina e la concezione ghibellina dell'impero, cose di questo genere, è ovvio che ha un certo senso. Far vedere come il Gra poteva essere utile riferimento anche al clima dell'epoca. Cioè, non è questo un Graal fascista, diciamo così, ma rientra nelle concezioni che Evola aveva in quel momento. Ricordatevi che Rivolta contro il mondo moderno, come nell'edizione mediterranea è detto, conteneva un foglio, un'aggiunta editoriale scritta con numeri romani, non con numeri arabi, quindi messa all'ultimo momento, in cui si diceva questo non è un libro che va contro il fascismo, nella sostanza implicita delle cose. Quindi il mistero del Graal è sicuramente stato influenzato più che dal tempo, dall'idea complessiva che Evola aveva di questi simbolismi e che aveva in parte raccontato nella rivolta contro il mondo moderno. E tutto va di seguito. Consideriamo che il libro, il primo sull'argomento, viene pubblicato nella collana esoterica, simbolica, di La Terza, non certo un editore minore, La Terza, che aveva dietro come suggeritore anche Benedetto Croce. Quindi è una cosa accettata. Consideriamo che La Terza invece non volle pubblicare Rivolta contro il mondo moderno. Posso aggiungere una cosa? Sì. Io ho accennato all'inizio, secondo me, non so se Gianfranco, che è l'esegeta più esperto di tutti noi rispetto ad Evola, ma secondo me in Germania in quel momento lui aveva molti rapporti particolari e personali con Otto Rahn e con quegli ambienti della Nerbe che si occupavano del Graal. Otto Rahn è diciamo quello che esce di più da questo ambiente. Ma lui era contrario all'idea di Otto Rahn. Sì, sì, ma dai i rapporti personali, l'articolo che tu hai, pubblicato, hai pubblicato sulla rivista qualche l'anno scorso documenta, ed è l'unico articolo, tra l'altro, pubblicato da Otto Rahn in italiano, in cui cercava di dimostrare questo rapporto tra il Graal e i catari. Evola era contrario, però girava in quegli ambienti, era il periodo in cui andava a fare conferenze agli alti gradi della SS, in cui spiegava che cos'era la concezione ghibellina, eccetera, in cui veniva criticato certe volte, spesso anzi, anche per questo. In Italia, quel titolo, fra l'altro, e che poi non ci sarà più, come vedete qua, quel titolo ha un preciso risvolto. Non credo che sia rivolto agli italiani, o anche agli italiani, la concezione ghibellina dell'impero, ma è più, come dire, consono a quello che in Germania stava accadendo in questo mondo fuori dall'accademia, fuori dalla filologia ufficiale. Chiaro? Questo è quello che è. Questo giustifica perché il 98% dei testi citati sul Graal sono di origine tedesca, sono anche in tedesco. E quello che ha rilevato Cardini nella sua quella specie di mancanza di filologia, perché la documentazione è più tedesca che italiana, che della filologia italiana, vado a cercare. Ma anche negli anni, la cosa strana è che negli anni successivi, quando pubblicò per l'altro editore, quello del 58, Ciaschina, con l'altro editore, lui continuò a tenere quella bibliografia, non la mise più a posto. Guarda, personalmente posso documentarlo io questo qua, sono andato da lui, allora avevo 18 anni, sono andato da lui, ho parlato di questo, lui dice non c'è niente da fare, non aggiungo più niente, e mi mandò dalla libreria Tombolini perché non possedevo il mistero del Graal. Evola lavorò sull'edizione sì, dopo. Allora dice, cambiò l'ultimo capitolo, quello che parla della massoneria. Ma questa parte qua, lui mi mandò da loro, da Tombolini, che non avevano il libro, e siccome non ce l'avevo, mi manda lui. Allora quello telefono dice, no, dategli il libro. E cosa, Tombolini, tira fuori da non so dove sto libro, io la copia che ho io di Ciaschina di allora, ce l'ho avuta in questo modo, tanto per capirci. La struttura complessiva è filologicamente germanica. Che anno era questa situazione? Quando ci sono andato io, non ti dico l'età, non te la farei dire. Avevo 18 anni, ti basti questo. Gianni. Grazie. Rispondo. No, volevo soltanto rispondere. Sì. Ah, non io. Chi era? No. Diciamo, la signora voleva... Rapidissimo. La signora. Doveva rispondere alla critica che gli aveva fatto, cioè al riferimento. No, velocissimamente. Allora, tra l'altro, se io chiedo del nuovo nome. Adriano Segatori. Segatori. Allora,
Distinguiamo l'approccio individuale con la descrizione, diciamo così, del macrocosmo, ecco, tanto per capircela. Sono perfettamente d'accordo che non c'è nessun tipo di, non ci può essere restaurazione in un percorso, intanto c'è lavoro alla compagnia di psicoterapia, cioè nel senso che c'è un termine germanico che si chiama paria, che c'è, viene tradotto come restaurazione, come guarigione. Restaurare quello che era prima è un controsenso, perché se andava bene prima non si sarebbe rivelato lo fallimentare dopo. Quindi qui passiamo d'accordo, ma si tratta di trovare un nuovo ordine precedentemente perduto prima. Non so se avendo l'idea. Perché se noi siamo nella logica che intanto condividevo il discorso che il cosmo e il caos vanno insieme, se c'è il cosmo non c'è il caos, e dove c'è il caos non c'è il cosmo, che dopo trovi un equilibrio è un discorso diverso. Ma entriamo nella logica evolutiva, però il pericolo è che il caos è un caos ordinato, finalizzato all'evoluzione. È uno simbolo, certo, è uno simbolo. Se il cosmo è ordine, equilibrio, bellezza, il caos è l'opposto, cioè vuol dire, dopo possiamo inventarci tutti i simboli possibili, però diventa pericoloso il discorso nel momento in cui noi crediamo che ci sia un discorso evolutivo, perché il discorso evolutivo prevede il divenire. E allora o ci atteniamo a un discorso che lo stesso allora faceva nel suo titolo, adesso trovo del libro, quello fondamentale, rivolta. Dimmi. Dicevi rivolta? No, visto. Partiamo dal presupposto che quello che per, diciamo, l'ipermodernità, la postmodernità, ripeto, dovremmo mettere su questo termine, quello che è progresso, in una concezione tradizionale, è caduta, perché altrimenti allora concediamo tutto con qualunque tipo di possibilità, tutto interpretativa. Ecco, tutto qui. Signora? Sapere il collegamento tra il mistero del grande, il del grande e la dottrina del risveglio nel pensiero di come si collega? Il Franco si vuole rispondere più. No, beh, il collegamento sta nel fatto, in sintesi, il collegamento sta nel fatto che la dottrina del risveglio è uno studio sul Buddha e sul buddismo, e nel mito del Graal c'è una serie di osservazioni a proposito appunto del concetto del tempo, dell'eterno ritorno, dei cicli cosmici, eccetera, che hanno appunto contatto con la visione fondamentalmente induista, che poi è passata nel buddismo, perché il buddismo è una ramificazione dell'induismo. Il rapporto c'è nel lavoro concreto di Evola, non è che ci sia un legame di per sé diretto fra il Graal e le dottrine buddistiche, semmai c'è un problema che il rapporto fra il Graal e una visione lato senso buddista era stato proposto, non so con quanta consapevolezza, da Richard Wagner sulla base dell'utilizzazione che Wagner fa di temi schopenhaueriani, e allora indirettamente c'è questa specie di cortocircuito che entra anche nel discorso del mistero del Graal, ecco, un rapporto di carattere diretto, come dire, istituito volontariamente da Evola sulle due opere, no, direi che non c'è, certamente quando si lavora su oggetti che hanno obiettivamente dei punti di contatto, i rapporti si istituiscono immediatamente, ma rapporto intrinseco direi che non lo trovo io, no? Forse c'è solo questo, nel senso che tutte le opere di Evola
sono basate sul concetto del risveglio, del potenziamento dell'io, della, diciamo così, dell'emergenza spirituale, della modifica di status, eccetera, eccetera. In entrambi questi due libri ci sta come nei precedenti. Cioè, lui lo spiega. La visione del tempo che non è un tempo, che non è la freccia del esatto. Tempo, un tempo irrepetibile, un tempo lineare, ma è un tempo cosmico, un tempo diverso. Su questo è evidente che la visione del tempo cosmico, con i relativi ritorni, nel senso di rivisitazioni di fasi che sono, non sono mai uguali, ma sono, diciamo così, parallele, è un'alternativa a un tempo lineare che è un tempo invece stabilito, sì, tempo dal passato, dal rapporto fra la creazione e la fine del mondo, insomma. Comunque tutte queste cose, i collegamenti tra i vari libri, eccetera, non so se l'ha letto, ma stanno nel Cammino del Cinabro, dove Evola racconta l'evoluzione, sì, del suo pensiero, il passaggio da un libro all'altro e soprattutto da un gruppo di argomenti a un altro libro che, come ho detto prima dell'estate esce come una nuova edizione arricchita di informazioni, documenti e altro. Va bene, mi sembra... No, c'era un altro signore... Ah, scusa, non l'avevo visto? Se avete fatto caso, per me è una domanda di contesto. Tra di Evola non c'è una puntina opera di riposizionamento? In qualche modo anche il Cammineggiato è reso conto del suo continuo riposizionarsi. Riposizionamento significa anche cambiamento di idee, però, certo. Non mi sembra. In che senso riposizionamento in questi casi? Nel senso, evidentemente, sta dialogando con un contesto culturale, evidentemente lui stesso si effettua un esercizio di riposizionamento, perché in qualche modo riposizione significa tracciare una rotta, riuscire in qualche modo a riposizionarsi. Adesso non so se ho capito bene, ma i libri che lui scriveva esprimono esattamente le sue idee, che nel momento in cui vengono pubblicati prendono in considerazione il contesto che c'è intorno, e lui rispetto a questo contesto non si riposiziona. Userei un altro termine che lui usa spesso e è molto caratteristico: rettificazione. Lui nel rispetto al mondo in cui viveva, fosse quello tra le due guerre, fosse questo dopo il 45 o altro, cercava di rettificare certe cose, considerando che nella ristampa, riedizione di tutte le sue opere uscite prima della guerra e dopo la guerra, i cambiamenti non sono fondamentali, non c'è nessun ribaltamento di idee. La stessa rivolta contro il mondo moderno, che ha avuto tagli e aggiunte, come è stato dimostrato nei saggi pubblicati in appendice dell'edizione ultima, quella appunto del Mediterraneo, fa vedere come tutto ciò sia, diciamo, i tagli e le aggiunte non siano di tipo ideologico, ma semplicemente di aggiornamento o di tenere in considerazione alcuni fatti, oppure cose che ormai è inutile dire perché non sono più attuali e altro, però modifica totale no. In questo senso si può parlare di questo. Questo è il concetto Moriarty. Sì, ma sempre così lui ha fatto. Sì, Se al posto Gianfranco è parziale, nel senso che qui io l'ho anche detto, nel Giuliano l'apostata c'è, non dico ribaltamento, c'è proprio un riposizionamento verso lui, che è una rettifica, come dici tu, nel senso che non può non tenere conto della storia, anche se lui è tradizionalista, quello che si vuole. Il suo atteggiamento eroico degli anni 30, nel riguardo Giuliano Apostolo, uno dei suoi sindaci, non mi piace la parola, è uno dei suoi personaggi chiave, dopo la guerra, riprendendo le stesse parole, ci sono dei tagli, pochi piccoli contributi che ho dato io, dei tagli e qualche anche proprio modifica, nel senso che insomma questo. Visione di Bellina, era un po' degli anni 60-70. Dipende quello che uno ha detto prima della guerra di quanto poi dirà dopo. Poi, se posso di nuovo correggerti, sì. Lui stesso però, non riguardo alle stesse opere, lui ha le famose tre fasi. Vorrei che lui butta via tutto, perché tipo riprende a dipingere dopo guerra. Però lui riconosce fa la fase del pittore, la fase del poeta, la fase del pittore. Lui stesso dice adesso qui esco dalla fase politica, qui solo. Beh, il pensiero è quello, come c'è degli altri, però è
ma esistenze storiche, ma vogliamo considerare una specie di archetipo e come tutti noi. Ma sì, ma io allora non mi sono espresso bene, cioè quando lui negli anni 60, perché Schewiller glielo chiede, ripubblica le poesie, non è che cambia niente, dice no. Semplicemente questa era un'altra persona, ma io non rinnego un fico secco, cioè non ho mai rinnegato nulla, nemmeno delle posizioni oggi considerate più critiche, semplicemente non ne ha più parlato, non ha detto tutto quello che scrisse all'epoca non vale più, non è più attuale, non ne parliamo più, tutto lì, non è il mondo più adatto per parlare di queste cose. Bella l'esperienza del sistema dell'arte, del devolo artista, sarà interessantissimo, sarà forse un bel contributo a questo tipo di osservazione, bella iniziativa di evocare anche questo lato. Ma io l'ho sempre detto e la fondazione ha sempre operato in questo senso. Evola si deve vedere a 360 gradi, non c'è solo questo, non c'è solo l'artista, non c'è solo l'esoterista, non c'è solo il politico, il metapolitico, diciamo così, e non c'è solo l'ex occultista e cose di questo, l'occultista e cose di questo genere. È tutto, perché il personaggio era poliedrico e lui stesso non ha rinnegato niente. È un applauso alla vostra iniziativa. Grazie. Benissimo, grazie. Allora ci vediamo verso le 3. Ci ritroviamo alle 3.